E poi c'è la terza, per me molto importante, però che sia stata anche per voi, è un mio confratello, Manuele, che è sacerdote da un anno, Manuele. Da sei mesi, quindi non ha ancora fatto gli sbagli che ho fatto io. È congolese e fa parte della comunità di cui anch'io sono parte, comunità di Ligesio. Io avrei finito a presentare le eccellenze così. Inoltre, all'uscita troverete ancora questo calendario dei missionari saveriani per chi lo volesse prendere, e poi anche questo che è una conferenza, meglio una tavola rotonda, a cui parteciperò anch'io insieme con Vito Mancuso, questi altri signori qua, prossimamente qua nelle vicinanze. Chi volesse fosse interessato. Poi inoltre questa lettera che ho spedito 3 giorni fa, che Vito Mancuso ha spedito, che mi ha detto che l'ha fatta girare un po' da varie, tutte le parti dove gira il suo nome, ne ho fatto qualche fotocopia se qualcuno volesse prenderla, però molti credo l'abbiano già nel loro computer, anche perché c'è stato un disguido, abbiamo spedito, dovrebbe essere arrivata a tutti, con certezza a Giovanna e a Rossella non è arrivato, poi dopo è stata rispedita da... Sì, è la prima volta che notiamo questo, che non sappiamo da che cosa sia di peso. Ecco qua, io finalmente ho finito. Oggi, tra l'altro, sarà richiesto a tutti uno sforzo notevole, perché ci confrontiamo con un pensiero che non è che sia più difficile degli altri, nel senso che non è che il pensiero di Manzer e Carl Dogen o di Nishida sia facile, mentre invece quello di Nietzsche sia più difficile. Però il pensiero di Nietzsche si presenta in una forma abbastanza diversa, anomala, rispetto a quella che è la, chiamiamo, la normalità o l'abitudine che il pensiero filosofico tende a conferire al tipo di attese, appunto. Si aspetta di fronte a un filosofo una serie di ragionamenti concatenati, di argomentazioni che si dipanano pagina dopo pagina, ci si aspetta soprattutto concetti e non immagini e non simboli. Mentre le pagine di Nietzsche, soprattutto quelle del suo testo più famoso, Così parlò Zarathustra, sono in realtà un profluvio di immagini, un pullulare di simboli, tant'è che alcuni addirittura non lo considerano nemmeno un libro di filosofia, ma lo considerano un libro, un testo poetico, un testo letterario, con contenuti filosofici. A noi non interessa in realtà addentrarci nella questione più accademica se le opere di Nietzsche siano più filosofia, più poesia o letteratura. A noi interessano oggi alcuni temi e cercheremo di esplorarli. Però è necessaria questa premessa, perché altrimenti si può rimanere sconcertati, come di fatto sono rimasti sconcertati, e Nietzsche sapeva che avrebbe sconcertato per il tipo di scrittura oltre che per i contenuti che voleva esprimere. Dico 2 cose rapidissime sulla figura di questa persona, perché è uno dei pensatori per i quali veramente pensiero ed esperienza di vita si fondono. Il suo pensiero è un pensiero che vuole essere un pensiero esperito, sentito. E quando dico sentito intendo proprio alludere alla dimensione del corpo che si fa esperienza di vita, che si pone come occasione di riflessione. Insisterà tutta la vita Nietzsche sulle cosiddette ragioni del corpo. Quindi è un primo motivo che noi incontriamo, che vede Nietzsche in polemica con un certo tipo di platonismo che tende a riportare sempre la dimensione metafisica intelligibile, un certo tipo di
dialettica, di filosofia che proviene dall'inizio dell'Ottocento, dall'idealismo tedesco, che si pone come compito supremo quello di risolvere, di comprendere la complessità del mondo nel concetto filosofico, e anche, soprattutto, grande elemento, motivo polemico, il cristianesimo. Nietzsche in genere è un nome che sempre si pone accanto alla dimensione del cristianesimo, soprattutto potremmo dire del protestantesimo tedesco di metà Ottocento, e di Nietzsche spesso anche chi non ha mai letto ricorda un'opera che si intitola L'Anticristo. Nietzsche nasce nel 1844, quindi metà dell'Ottocento, quando sta già tramontando un po' la parabola del pensiero di Hegel, il pensiero dialettico, che appunto ha cercato di dare un sistema al mondo, e vive fino al 1900, anche se gli ultimi 10 anni di vita fatto Nietzsche rimane infermo, a letto, in una dimensione di follia o di demenza che di fatto lo rende incapace di esprimere alcunché. Quindi la sua produzione filosofica, l'epoca della sua vita di riflessione è relativamente breve, perché va dalle prime pubblicazioni filosofiche, che sono dei primi anni 70, 1872 è il primo testo di filosofia che si intitola La nascita della tragedia, e il rapporto con la Grecia, il rapporto con il pensiero tragico della Grecia antica è decisivo per Nietzsche, fino al 1889, quando a Torino sembra deflagrare la sua follia e alcuni amici lo vanno a prendere e lo portano a casa della sorella, che purtroppo farà un uso anche molto ideologico di alcuni frammenti di Nietzsche. La sorella antisemita, sposa di un antisemita, sarà poi anche verso la fine della sua vita, che muore molto anziana negli anni 30, amica di Hitler, e quindi buona parte della prensione della, come dire, dell'inserimento del pensiero di Nietzsche all'interno del pensiero nazista deriverà in realtà dall'uso distorto che ne farà la sorella, accostando alcuni frammenti e legittimando alcune appunto interpretazioni di estrema destra del pensiero nietzschiano. Pensiero che peraltro si presta a visioni contrastanti. Il pensiero di Nietzsche è molto difficile perché, non scrivendo in maniera sistematica, ma scrivendo prevalentemente in modo aforistico, cioè frammenti brevi di poche righe o di una pagina, che compongono una costellazione di pensieri. I suoi libri, la maggior parte dei suoi libri, sono costruiti in questo modo, che è anche un modo, la forma si riflette sul contenuto, non è una forma peregrina, è un modo per testimoniare l'impossibilità di ricondurre il mondo a sistema. Noi dobbiamo intendere la scrittura di Nietzsche anche come esperienza esplicita di un pensiero che dice: ormai il mondo si dà solo nella forma del frammento, non possiamo più pretendere, non possiamo pensare che la filosofia comprenda il mondo, nel senso che lo tenga insieme. Il mondo è una serie di puntuazioni di potenza, di fluttuazioni di energia. Quello che possiamo fare, e questo sarà uno dei motivi conduttori del pensiero nietzschiano, è cercare di corrispondere al mondo in maniera vitale, in maniera affermativa. Il grande antagonista teorico di Nietzsche, se vogliamo più ancora di un certo tipo di cristianesimo, più ancora di un certo tipo di filosofia dialettica, è il nichilismo. Nietzsche avverte, come nessun altro, dagli anni 70-80 dell'Ottocento, il problema del nichilismo. Che cosa vuol dire nichilismo? Che tutti i valori si svalutano, che non c'è più nulla a cui possiamo affidarci. La famosa sentenza "Dio è morto", che dà, come dire, il là al pensiero maturo di Nietzsche, è vissuta da Nietzsche stesso come un dramma e non solo come una liberazione. Dramma e liberazione vanno di pari passo. Poi dovremo capire eventualmente in che senso è una liberazione,
e in che senso questo discorso si lega al tema del tempo. Nietzsche inizialmente non è un filosofo, tra l'altro. Nietzsche nasce come filologo grecista, studia i testi greci, insegna a Basilea, è figlio di un pastore protestante, quindi vive in casa la dimensione della tradizione religiosa, anche se perde il padre quando è ancora molto piccolo, però viene educato ad uno stretto rigore di osservanza protestante, e sarà anche questo uno dei motivi che poi gli farà prendere le distanze da quelle forme bigotte che a metà dell'Ottocento dominavano la scena, diciamo, della dimensione religiosa tedesca. Nietzsche insegna all'università filologia greca fino a circa i 35 anni, quindi molto giovane anche per l'epoca, perché a quell'età chiede un congedo, un ritiro, di fatto un pensionamento anticipato, e vivrà poi tutta la vita con questa piccola pensione minima e con qualche altro provente che gli verrà anche da amici o dalle pubblicazioni. Di fatto lui vive tutto il resto della sua vita lucida, dai 35 ai 45 anni, stando male, perché ha delle emicranie fortissime, vomita ogni 3-4 giorni dal dolore, proprio ha delle scosse molto forti, e intorno ai 42-43 anni inizia a perdere la vista e a leggere sempre con più difficoltà, tant'è che le ultime opere di fatto vengono da lui dettate ad un amico che le trascrive per poi poterle pubblicare. Quindi anche queste cose le dico non per una mera cronaca biografica, ma per capire che il pensiero filosofico per Nietzsche è un pensiero che fa tutt'uno col tentativo di poter corrispondere pienamente a una vita che si dà attraverso anche la sofferenza e il dolore. E quindi quando vedremo una delle sue grandi intuizioni, quella che in tedesco si dice Bejahung, e in Bejahung suona il ja del sì in tedesco, infatti Bejahung possiamo tradurre con affermazione, con dire di sì alla vita, dobbiamo intendere anche cosa può significare dire di sì alla vita, andare incontro alla vita, amare la vita, quando quella stessa vita sembra fare di tutto per non essere amata, perché è una vita che distrugge, che sfibra, che rende faticoso ogni giorno. Dicevo che appunto Nietzsche ha questa parabola molto breve, la prima opera filosofica viene pubblicata quando ha 28 anni e l'ultima quando ne ha 44 o 45, quindi insomma sono 16-17 anni di produzione. Nel gennaio dell'89, quando lui nasce in ottobre, per cui nel gennaio dell'89 ha 44 anni da poco compiuti, con un episodio famoso riportato anche dagli amici, crolla in singhiozzi abbracciando un cavallo che viene frustato dal suo conducente e sente, come dire, l'affinità con il dolore di questo cavallo, ma da quel momento non si riprende più pienamente e di fatto passa gli ultimi 11 anni di vita, appunto, come dicevo, a letto, accudito dalla sorella, con anche pochi ultimi frammenti di lettera, di cartoline che scrive agli amici, in cui si identifica da un lato con Dioniso, dio che muore smembrato e che risorge nella tradizione mitica greca, o con il crocifisso. Lui si firma così negli ultimi frammenti, Dioniso o il crocifisso. Infatti oggi non avremo tempo, penso, e modo di addentrarci nelle questioni del testo anticristo, però dico soprattutto che in realtà più che di anticristo, lui più che con Gesù, lui si apprende con San Paolo. È una sorta di tensione, di duello che da un lato con la figura di Socrate e dall'altro con la figura di Paolo Nietzsche svolge nella sua parabola esistenziale. Socrate, perché sarebbe il colpevole di aver portato in una dimensione metafisica i valori, dimenticando la dimensione materiale, corporea, terrena, e quindi un'altra delle citazioni che diventano quasi dei motti o degli slogan di Nietzsche è: bisogna restare fedeli alla terra,
non pensare che ci sia un al di là, un altrove dove tutto verrà ricompensato, redento, ma è la redenzione, se c'è, è qui. E dall'altro, con San Paolo, colpevole secondo lui di aver pervertito un'esperienza di vita, quella di Gesù, trasformandola in dottrina e quindi irrigidendola. Gesù, tra l'altro, è oggetto anche di, che qui in questo caso, di giudizi ambivalenti, come anche l'esperienza ebraica, perché in alcuni frammenti Nietzsche se la prende con il suo stile anche molto violento, veemente, contro gli antisemiti. Dice: non ci sono persone peggiori di quelle che disprezzano il grande popolo ebraico. E poi in altri frammenti invece se la prende anche con gli stessi ebrei. Quindi anche qui noi potremmo leggere tutto il contrario di tutto, potremmo costruire una serie di citazioni ad hoc per dimostrare una tesi e costruire un'altra serie di citazioni ad hoc che dimostrano una tesi esattamente opposta. Questo può sembrare dal punto di vista filosofico una grande incoerenza, e quindi diciamo che filosofo è uno che continua a contraddirsi, uno che dice una cosa e poi 10 pagine dopo dice la cosa opposta. E in realtà anche questo fa parte di una sorta di progetto filosofico, di esperienza esistenziale di Nietzsche. Non si può risolvere il mondo in concetti, e quindi bisogna continuamente vedere i due lati di una stessa faccia. Bisogna sopportare la contraddizione dell'esistere, sapendo anche dire una cosa e il suo contrario. E qui rimane, come dire, evidente, anche se sotto traccia non viene spesso citato, il pensiero di Eraclito. Per Nietzsche la grande esperienza filosofica dell'umanità è quella dei pensatori presocratici, cioè del pensiero greco arcaico. Eraclito soprattutto, ma anche Parmenide, Empedocle, Anassagora, tutti i pensatori che in genere nei manuali di filosofia vengono relegati alle 5-10 pagine iniziali, di cui tra l'altro sono pervenuti pochi frammenti, quindi effettivamente anche di questi pensatori non abbiamo teorie compiute, abbiamo stralci. Però Eraclito è il grande pensatore, diciamo, amato da Nietzsche, perché è il pensatore del polemos, del conflitto, di un conflitto creatore. Questa è una parola che ama molto Nietzsche, Schöpfung in tedesco, la creazione. Ma ciascuno ha il compito di creare vita, di creare valori, nel senso appunto della possibilità di non essere sottomessi a tavole, e qui ovviamente c'è anche la polemica con le tavole della legge, a tavole di valori e di virtù antiche o nuove. Il compito di ciascun essere umano è quello di superare se stesso in un certo senso, cioè il compito di fecondare la vita. Questo è, se vogliamo, anche un modo per definire l'Übermensch, l'oltreuomo. Tradotto tante volte super uomo, però questa traduzione Über in tedesco significa sia ciò che sta sopra sia ciò che si colloca al di là. Super in latino vuol dire sopra, non sarebbe sbagliato, però tradurre super uomo dà sempre un po' l'idea, no, del Superman che sfonda le porte, che viaggia alla velocità della luce, che si colloca appunto come un'entità quasi sprezzante nei confronti degli uomini ordinari. In realtà la virtù dell'oltreuomo, e su questo veramente chiaro Nietzsche, solo chi ha occhi per non leggere non sa vedere, la virtù dell'oltreuomo è la virtù che dona, è uno dei capitoli dello Zarathustra. L'oltreuomo è colui che si colloca in una situazione di donazione continua. Ecco perché allora dire oltre può aiutarci a smussare o almeno sciogliere quel retaggio, appunto, se vogliamo, nazistoide, che spesso ancora è legato al nome di Nietzsche, che sembra pensare appunto al superuomo come una razza superiore che dovrebbe schiacciare le altre. L'oltreuomo paradossalmente è colui che si fa cavo, che accoglie la totalità. Gesù sarebbe un esempio di oltreuomo per Nietzsche. Nietzsche, tra l'altro, è anche interessato, è un lettore onnivoro e legge anche molti testi che in quegli anni iniziavano a circolare sul pensiero orientale. È interessato al buddismo, ma anche rispetto al buddismo dà dei giudizi discordanti. In alcuni casi lo loda,
perché trova nel buddismo una fondamentale possibilità di purificazione dall'idea di un Dio giudicante, di un Dio che incombe, al tempo stesso vede nel buddismo il rischio, ma lì è anche un po' forse dettato da una scarsità di fonti e da una poco accorta divulgazione dell'epoca, vede nel buddismo, come molti di quell'epoca, una religione di una pacificazione anestetica, di una anestetizzazione, cioè lui intende il nirvana come appunto la anestesia del desiderio e l'ideale del Buddha come di una persona che si ritrae dal mondo e che invece di creare vita la spegne, e questo gli dà fastidio. Le sue opere più famose appunto sono quelle che compone negli anni 80 dell'Ottocento e sono quelle che appunto, in particolar modo poi si riassumono nel in Così parlò Zarathustra, prima appunto pubblicato Aurora, la Gaia Scienza, in cui anche dialoga con il pensiero scientifico dell'epoca, è un attento lettore di Darwin, capisce l'essenza del pensiero dell'evoluzione e capisce anche quali sono i rischi di applicare il pensiero scientifico evoluzionista a una dimensione sociale umana. Sono poi molti e molto importanti anche i frammenti postumi, quelli che lui non pubblica e che rimangono come grande serbatoio di riflessioni, che appunto verrà pubblicato dopo la sua morte e che continua, prosegue e matura il suo pensiero. Noi oggi ci concentreremo, come appunto questo ciclo di incontri di quest'anno, sul tema del tempo e su alcuni stralci, il più lungo dei quali appunto tratto da Così parlò Zarathustra. La questione del tempo è centrale, si lega tra l'altro a due dei concetti chiave che sono, come dire, un marchio di fabbrica del pensiero di Nietzsche. Molto spesso i filosofi vengono ricordati con alcuni termini, con alcuni concetti, idea o bene per Platone, volontà per Schopenhauer, sostanza o Dio o natura per Spinoza. Nietzsche è spesso ricordato per il concetto di eterno ritorno dell'uguale, per il concetto di attimo immenso, oltre che per quelli di oltre uomo e di volontà di potenza. Sono tutti collegati, sono tutti nodi di una stessa rete. La questione del tempo è decisiva perché, per certi versi, se volessimo provare a riassumere attraverso quest'ottica, questa prospettiva, quest'angolo visuale, il pensiero di Nietzsche, il problema della vita e della morte, il problema esistenziale, il problema del nichilismo, si affronta. Bisogna affrontarlo, non ci si può collocare a lato, quindi bisogna andarci a sbattere e penetrarlo fino in fondo per poi sbucare oltre questo problema. E sbucare oltre il problema del nichilismo consiste in una capacità di capire qual è la redenzione dal tempo. Questo è il grande problema e questo, se vogliamo, è anche uno dei problemi che sottotraccia anima la sua polemica con la visione cristiana che ha ereditato fin da piccolo, che è una visione che invece si innesta nel tempo e che vede il tempo come categoria fondamentale nella quale rimanere. Dopo potremmo discutere sulla effettiva comprensione del pensiero cristiano di Nietzsche, però questo ci porterebbe anche lontano, magari ne parliamo oggi pomeriggio. Però quello che è fondamentale e che per molti commentatori, tra l'altro, colloca Nietzsche da ateo, da avversario di un pensiero teistico, lo colloca accanto paradossalmente al pensiero mistico, e questo è interessante, perché mostra come attraverso un pensiero che si contrappone in maniera evidente, in maniera frontale al pensiero cristiano,
Nietzsche arrivi ad alcune conclusioni che sono molto simili a un pensiero come quello di Meister Eckhart, senza che mai lo citi, senza che mai lui voglia affermare una affinità. Mi viene in mente in questo momento l'ultima battuta che Monio Vadia ha fatto al funerale di Umberto Eco, dopo aver raccontato una storiella yiddish, ebraica, e dice: da non credente quale io sono, a non credente quale tu eri, Umberto, ti dico che Dio ti benedica. Perché tutti pensano che solo i credenti possano benedire il nome di Dio. E in realtà io credo, dice Monio Vadia, che Dio apprezzi e tolleri e sopporti i credenti, ma ami soprattutto gli atei. Allora, per certi versi mi veniva in mente Nietzsche con questa frase, perché tutta la sua vita Nietzsche è, come dire, la vissuta appunto alla ricerca, inseguendo la domanda e eventualmente la risposta rispetto appunto al problema esistenziale, rispetto al problema del senso. Il problema del nichilismo è proprio la perdita di senso. Che senso ha vivere? Che senso ha stare in una vita che sembra non fatta per l'essere umano, o comunque fatta soltanto o soprattutto nella distrazione? Come si fa a stare veramente nella vita avvertendola anche in tutti i suoi punti più oscuri? Nietzsche è una amante, un avido lettore di Dostoevsky. Quindi mettiamo insieme anche questi tasselli. Dostoevsky scrive romanzi che vengono tradotti, probabilmente li ha letti in francese, mi pare che le prime traduzioni dal russo fossero in francese, e Nietzsche leggeva tranquillamente diverse lingue, non nel russo. Ma da lettore di Dostoevsky, Nietzsche avverte quel tipo di problema che si pone nei romanzi di Dostoevsky, che poi Dostoevsky pone in relazione al problema della fede, in un Dio che permette che i bambini muoiano anche in atroce sofferenze, un Dio che permette che ci siano guerre e malattie. Però appunto la risposta di Nietzsche è un'altra, non è la risposta che si affida ad un mistero, che si affida ad una fede, anzi, la fede da un lato, e come dicevo prima il pensiero dialettico dall'altro, il pensiero della filosofia che cerca di contenere, di comprendere il mondo attraverso il concetto, sono per Nietzsche delle fughe, sono delle forme di alienazione. Significa rifugiarsi in qualcosa che in realtà, secondo lui, non ha tenuta. Anzi, distoglie dal vero problema, confina e confida ad una ulteriorità. Potremmo dire, Nietzsche ha abbastanza in odio, e talvolta anche in modo sprezzante, qualunque tipo di pensiero che confidi sempre in un altrove. Qua stiamo male, però da un'altra parte staremo meglio. Adesso le cose non vanno bene, però c'è qualcuno che ci salverà. No, è tutto un lavoro per riuscire a vedere qui ed ora la pienezza. E come vedremo, il pensiero dell'eterno ritorno è esattamente questo. Non è la visione che spesso viene in mente in maniera immediata di una semplice ripetizione delle stesse cose. Questa è la prima idea che viene in mente. Eterno ritorno dell'uguale vuol dire che tutto in un tempo infinito ritornerà. Può dare questa impressione, ma in realtà ha a che vedere proprio con quella che prima chiamavo la affermazione dell'esistere. Vivere come se tutto quello che è stato vissuto, compresi i dolori, compresi gli strazi, potesse e dovesse ripresentarsi infinitamente e nonostante questo dire di sì alla vita. Questo è il pensiero abissale di Nietzsche, questa è la posta in gioco e la vocazione a cui Nietzsche chiama. Allora, proviamo a leggere alcuni passaggi e a vedere come il pensiero del tempo, appunto in Nietzsche, si dipana.
E come ho già accennato, appunto, il pensiero di Nietzsche non è un pensiero lineare, non dobbiamo aspettarci come in Plotino o in Agostino una trattazione che nel corso di diverse pagine analizza, organizza un discorso, presenta riflessioni sistematiche. Dobbiamo cogliere frammenti, metterli insieme, leggerli all'interno del quadro più ampio di tutto il pensiero di Nietzsche. E anche questo lo accennavo, la dimensione simbolica è fondamentale proprio perché il pensiero di Nietzsche si presenta come un pensiero per immagini, che cerca di mostrare la intima connessione di forme e di contenuto. Il pensiero concettuale non è più perseguibile, non ha più ragione d'essere, secondo Nietzsche, è solo attraverso il pathos, il sentire, il patire un certo tipo di immagini, di simboli, che quindi anche coinvolgono l'aspetto emotivo dell'essere, che si può davvero pensare. Nietzsche ama alludere a un pensiero che danza, un pensiero danzante. Questa è una delle metafore che in diversi punti compare nei suoi scritti. L'uomo è un essere che deve imparare a danzare. Il pensiero più alto è il pensiero che danza, anche se danza in catene. Quindi la catena è al tempo stesso una limitazione, ma è, se vogliamo, simbolo di un legame con la terra, appunto. Il ballerino non parte mediante la tangente. Il ballerino, e questo sentiamo tutta la contraddizione, la contrastività di questa immagine, ed è proprio quello che interessa a Nietzsche, il ballerino, anche quando salta, anche nella levità del suo saltare, del suo ballare, è legato alla terra. Se non fosse legato alla terra non ci sarebbe danza. E però, nel suo rimanere legato, incatenato alla terra, è lieve. Questa è la dimensione letteralmente simbolica. Symbolon in greco indica il porre sun, insieme, con. Non porre insieme cose affini, porre insieme cose contrapposte. A differenza del diaballein, il diavolo è colui che scinde, che separa, che slega. Ecco perché per Nietzsche, paradossalmente, è diabolico il pensiero cristiano, è diabolico il pensiero platonico, perché nell'accezione che poi lui eredita, soprattutto appunto in quell'epoca, scinde, separa il terreno dall'ultraterreno, il temporale dal sovratemporale, l'umano dal divino. E invece simbolicamente bisogna tenere insieme. Ecco perché poi lui vede nella dimensione del crocifisso una dimensione simbolica piena e viva, come se si dovesse depurare Cristo dal cristianesimo e dai cristiani, come se si dovesse vedere Cristo alla luce non della dottrina successiva paolina, ma alla luce del pensiero che aveva anticipato l'esperienza cristiana, cioè di quello greco arcaico. Perché Dioniso, appunto, è il Dio che, come dicevo, viene smembrato, che muore, ma che viene ricomposto e risorge. E quindi questa dimensione della continuità della vita è la dimensione che mostra la pienezza del senso, anche là dove apparentemente il senso si frantuma. La capacità dell'uomo è quella di ricomporre dai cocci la pienezza, ed è un continuo lavoro di composizione, forse di composizione più che non di ricomposizione, perché dire ricomposizione significherebbe pensare che allora c'è stato qualcosa che ha infranto l'intero. Invece Nietzsche non crede al peccato originale, potremmo dire, non crede alla caduta. E in questo, secondo me, è anche abbastanza buddista, cioè se solo noi avessimo occhi giusti per guardare, sapremmo vedere la pienezza anche là dove apparentemente non c'è. Quindi il lavoro è un lavoro di toglimento, di sfrondamento del superfluo, non è un lavoro di ricomposizione perché in realtà noi siamo caduti. Dobbiamo imparare a vedere bene per vedere che la vita così com'è è
piene. La questione appunto della contraddizione è proprio quella che lui ricava anche da Eraclito, dicevo, polemos è il conflitto, non è la guerra che si combatte tra gli uomini, è la tensione che permette ad un arco di essere teso e di scagliare la freccia, è la tensione che permette alla lira di tenere le sue corde accordate. Se non c'è tensione non c'è melodia, non c'è armonia. Questa è un'altra sorta di continua metafora che implicitamente emerge dagli scritti di Nietzsche. Se tutto fosse molle, se non ci fosse tensione, non ci sarebbe armonia. Una delle prime produzioni scritte di Nietzsche è questa che ho riportato all'inizio come prima citazione. Nietzsche scrive alcuni brevi saggi di filosofia nella prima metà degli anni 70 che intitola Considerazioni inattuali, in tedesco Unzeitgemäßige, cioè letteralmente che stanno fuori dal tempo, inattuali nel senso che non sono perfettamente coincidenti con l'epoca. Quindi vediamo già, come dire, anche in questo titolo questa inattualità che allude ad un essere fuori tempo, ma questo essere fuori tempo è anche un andare al ritmo di qualcos'altro. Vedremo che appunto la ritmicità dell'esistenza è qualcosa che scardina la pretesa di un tempo come contenitore del divenire. Andremo verso il ritmo, se mai, dell'esistenza, uscendo dalle maglie, dalle gabbie, secondo Nietzsche, anguste del tempo cronologico che si dispone istante dopo istante, che pretende di misurare in maniera netta e assoluta il corso degli eventi. E una di queste considerazioni inattuali, la seconda, si intitola sull'utilità e il danno della storia per la vita. Non ci dilunghiamo su questo, però solo per dire che il contesto di questa citazione è il contesto in cui Nietzsche si interroga sulla fecondità, sulla possibilità positiva di pensare la storia, un dipanarsi del tempo, e su invece tutti i modi negativi di stare nella storia, di pensare alla storia, il modo antiquario, il modo che vuole collezionare una serie di eventi, che vuole ricordare per erudizione, che vuole ricordare per imprigionare il presente nelle maglie del passato. Questi sono tutti i danni che la storia può fare per la vita. Però c'è anche un'utilità. L'utilità della storia è proprio anche nel suo permettere la costruzione di nuove possibilità di vita. Quindi non restare ancorati al passato, non semplicemente anche rivocando i bei tempi andati, non restare legati al passato per volontà di erudizione, ma leggere, capire per vivificare il presente. Da questo punto di vista, per Nietzsche, i greci sono molto più vivi dei suoi contemporanei. È un miracolo, scrive. L'istante, eccolo presente, eccolo già sparito. Prima un niente, dopo un niente. Torna tuttavia come spettro, turbando la pace di un istante posteriore. Continuamente un foglio si stacca dal rotolo del tempo, cade, vola via e rivola improvvisamente indietro, in grembo all'uomo. Allora l'uomo dice, mi ricordo, e invidia l'animale che subito dimentica e che vede veramente morire, sprofondare nella nebbia e nella notte, spegnersi per sempre ogni istante. Quindi l'animale vive in modo non storico, poiché si risolve sempre come un numero nel presente, senza che ne resti una strana frazione. L'uomo invece resiste sotto il grande e sempre più grande carico del passato. Questo lo schiaccia a terra e lo piega da parte. Questo appesantisce il suo passo come un invisibile e oscuro fardello. Noi moderni, infatti, non caviamo niente da noi stessi.
solo riempiendoci e stipandoci di epoche, costumi, arti, filosofie, religioni e conoscenze strane, diventiamo qualcosa degno di considerazione, ossia enciclopedie ambulanti, come forse ci considererebbe un antico greco sbalestrato nella nostra epoca. Vedete come scrive bene? Leggere Nietzsche è veramente leggere uno dei migliori scrittori in lingua tedesca. E anche per questo appunto molti lo considerano più un letterato che non un filosofo. Però al di là dello stile, qua sentiamo proprio già il dipanarsi di una grana di pensiero, di una grana filosofica. Non costruisce storie, non narra drammi. In un certo senso, così parlò Zarathustra, è anche una storia che ha le sue dramatis personae, i suoi personaggi, e Zarathustra è appunto simbolo eminente del pensiero filosofico che si incarna in pensiero letterario e in narrazione. Però in realtà appunto c'è questo spessore speculativo di pensiero. Qui appunto vediamo fin dalle origini, qui Nietzsche non ha neanche 30 anni, 29-30 a compiere, vediamo questo suo avvertimento a non fare della storia un grande mito, un grande feticcio, un grande idolo, a non fare del passato un'ancora a cui aggrapparsi o una forma di cui vagheggiare appunto antichi splendori. E lui ce l'ha molto proprio con l'erudizione filosofica, ha parole di fuoco per quelle che lui chiama le canzoni da organetto dei filosofi, che vengono ripetute e con cui ci si riempie la bocca. Ha parole di fuoco appunto anche per le enciclopedie ambulanti, di chi pensa di trincerarsi, di proteggersi dalla vita dietro schermi di erudizione e di parole. C'è quasi, dice, quasi una sorta di invidia per l'animale non umano che vive in modo non storico, che vive nella semplicità dell'istante, che si dona in ogni momento, che accoglie ogni momento per quello che è. È solo l'animale umano che invece rischia di essere costantemente fuori centro, fuori baricentro, perché è sempre proteso o verso il passato, come si stava bene prima, o verso il futuro, adesso sto male, però verrà un giorno in cui starò meglio. E quindi non è mai nell'attimo. Vediamo che già prima dei 30 anni ha questa idea che poi si svilupperà, l'idea di attimo. Augenblick in tedesco è un termine molto bello, perché Augenblick è il blick, il movimento impercettibile dell'auge, che è l'occhio, è il battito di ciglia. Questo è l'istante, l'attimo. Noi moderni non capiamo niente da noi stessi, anche questa è una polemica di lui, filologo, lui che si è educato e è diventato insegnante di filologia, quindi è uno che viveva in mezzo ai libri e in mezzo ai morti, per così dire, e che tutta la vita considera appunto, come dicevo, i greci antichi più vivi dei viventi. Però dice: noi moderni, soprattutto noi moderni, tendiamo a vivere sempre rimuginando il passato, a vivere rievocando, non riusciamo in qualche misura a affermare il presente se non riempiendoci e stipandoci di epoche, costumi, arti, filosofie e religioni, conoscenze estranee, cioè qualcosa che è eteronomo, che viene da fuori di noi, da un'alterità, che non è autonomo, che non è libera creazione. Già da questi primi anni giovanili Nietzsche ha il pallino, per così dire, di insistere sull'importanza di essere in prima persona creatori, apritori di piste, liberi battitori, e non, e anche qui c'è la polemica, se vogliamo, con un certo tipo di metaforica dei, diciamo, cristiana, e non pecore di un gregge. Lui spesso rovescia e vede lato negativo di un certo tipo di retorica.
ci vorrebbero essere, vorrebbero che fossimo pecore di un gregge, i pastori ci vorrebbero condurre là dove vogliono, mentre ogni essere umano ha il compito di essere propositore, non di imporre verità, anche verità è un termine che poi sarà esposto alla decostruzione progressiva e inesorabile di Nietzsche. Non ci sono verità da imporre, ci sono sentieri da proporre. Questo è creare, aprire strade là dove non c'erano, mostrare nuove opportunità e occasioni di vita là dove sembrava che ci fossero solo palizzate e muri che impediscono il cammino. Andiamo al secondo aforisma, al secondo frammento, che è dato da La Gaia Scienza, di Fröhliche Wissenschaft. Wissenschaft in tedesco è scienza non solo nel senso che noi intendiamo oggi, cioè biologia, fisica, una scienza sperimentale da laboratorio o un sapere esatto. Wissenschaft in tedesco è un sapere sistematico o comunque un sapere coerente, che si può anche dare, e per questo è Gaia, per questo è felice, Fröhliche, per Nietzsche, che si può dare nella disseminazione dei sensi. Qua siamo appunto fine degli anni 70, Nietzsche è già pervenuto all'idea che appunto non ci può essere sapere sistematico del mondo, il vero sapere, quello gaio, quello felice, è quello che si apre alla pluralità, alla pluralizzazione delle vie, dei sensi, delle occasioni di vita. Si tratta di sperimentare. Ecco, un altro motto che lui, direi, non dice in modo esplicito, ma che possiamo ricavare dalle sue pagine. Sperimentate, provate. La vostra vita è una vita che vi permette di sperimentare possibilità inaudite, invece che restare confinati a qualcosa che viene imposto. Gli esseri umani hanno il grande compito di creare appunto nuove possibilità. Questa è la grande salute. Lui parla di grande salute proprio in contrapposizione alla piccola salute, quella del corpo, lui che soffriva così tanto. Sì, certo, sarebbe bello poter stare sempre bene, sarebbe bello poter non avere emicranie, ma c'è una salute più importante. È la salute che sa stare anche con lo sguardo fisso sull'abisso del vivere. È la salute di chi dice sì anche quando sembrerebbe tutto congiurare per dire no, basta, non ce la faccio più, non è questa la vita che volevo. E qui poi vedremo anche qual è la torsione che Nietzsche dà al termine volontà, che è un altro termine importantissimo, difficilissimo, che ha fatto versare fiumi di inchiostro per cercare di capire che cosa significhi volontà di potenza, perché questo è uno dei concetti che più si è prestato a grandi fraintendimenti, perché nella sua prima accezione sembra esattamente il potenziamento dell'ego, e così è stata intesa proprio anche negli anni 30 in Germania. L'ego psichico del soggetto che vuole imporsi, e allora è grande. In realtà, per tutto il suo tempo di riflessione filosofica, Nietzsche non fa altro che decostruire il soggetto, che sciogliere la pretesa di una soggettività a stare, a porsi come qualcosa di rigido, di definito, di autonomo. Soggetto, verità, tempo, sono tutti grandi filosofemi della modernità, cioè sono tutti grandi concetti che da Cartesio in poi diventano centrali nella riflessione filosofica e che Nietzsche smantella continuamente. Non c'è soggetto autonomo, autoconsistente, non c'è verità immutabile, non c'è tempo che sia contenitore astratto di una serie, di una successione di istanti. Possiamo usare questi termini, possiamo usare il termine soggetto, possiamo usare il termine verità, possiamo usare il termine tempo per intenderci rispetto ad alcune pratiche quotidiane.
me questo ricorda anche la concezione buddista del duplice aspetto della verità. Cioè, da un punto di vista ordinario, convenzionale, va bene usare i cronometri e gli orologi, va bene intenderci come persone che veicolano dei valori o delle identità, ma non dobbiamo idolatrare questi concetti o questo tipo di esperienze al punto da ottundere, da occludere un altro tipo di esperienza, che è quella appunto della continua trasformazione, della mutevolezza, di un divenire che è non semplicemente dissolutivo, dissolutorio, i valori cadono, gli dèi muoiono, la felicità scompare, ma un divenire che viene invece vissuto, pensato, esperito come portatore appunto di ricchezza. La ricchezza del divenire, anche quando questo divenire porta disfacimento, vecchiaia, fatica. Questa è la conversione dello sguardo, questa è la metanoia a cui chiama Nietzsche. E qui, nella Gaia Scienza, mi poi dirà anche in appunti posteriori, quando io camminavo, a Nietzsche piace molto dire che i suoi pensieri migliori sono arrivati camminando, camminando in montagna, camminando nei boschi. Nietzsche non è un pensatore da tavolino, Nietzsche è un pensatore, diciamo, da passeggiate. È in Engadina, è sulla costa Ligure, ama molto l'Italia, e siccome appunto la sua salute è cagionevole anche dal punto di vista dei raffreddori, del respiro, si reca spesso, per avere degli inverni un po' più miti che in Svizzera e in Germania, in Italia. Ama molto il Piemonte e la Liguria soprattutto, ma è appunto quando cammina, e lui dice, quando camminavo 6.000 piedi di quota in alta montagna, cioè più o meno 2.000 metri, che ho avuto il pensiero più grande. Poi dice, non è uno, come dire, modesto, eh? Lui ha dei momenti in cui dice, e tra l'altro per certi versi è anche stato profetico, dice, io non sono un uomo, io sono dinamite, io sono venuto a distruggere, e io ho visto un pensiero che farà parlare gli esseri umani secoli dopo la mia morte. Da questo punto di vista bisogna dire che è stato anche profetico. E negli anni 80 e l'Ottocento diceva, io vedo configurarsi una situazione geopolitica tale per cui verrà una guerra immane quale nessuno ha mai visto. 30 anni prima della prima guerra mondiale Nietzsche vedeva questo, quindi aveva indubbiamente una penetrazione di sguardo anche rispetto a questioni pratiche, concrete, e anche rispetto a quello che era la sua stessa vita, che poi sono anche andate verso il delirio sicuramente, cioè le ultime pagine sono deliranti, nel senso che appunto vanno fuori dalla dimensione, come dire, anche consueta, ordinaria, sensata. Questo pensiero estremo che lui ha intorno ai 35-40 anni è questo: che accadrebbe se un giorno o una notte un demone strisciasse furtivo nella più solitaria delle tue solitudini e ti dicesse, questa vita come tu ora la vivi e l'hai vissuta dovrai viverla ancora una volta e ancora innumerevoli volte, e non ci sarà in essa mai niente di nuovo, ma ogni dolore e ogni piacere e ogni pensiero e sospiro e ogni indicibilmente piccola e grande cosa della tua vita dovrà fare ritorno a te, e tutte nella stessa sequenza e successione. L'eterna clessidra dell'esistenza viene sempre di nuovo capovolta, e tu con essa, granello della polvere. Non ti rovesceresti a terra, digrignando i denti e maledicendo il demone che così ha parlato? Oppure hai forse vissuto una volta un attimo immenso di cui questa sarebbe stata la tua risposta? Tu sei un Dio, e mai intesi cosa più divina? Questa è una delle frasi più abissali che forse il pensiero occidentale abbia mai pronunciato. Di fronte a un demone
di fronte a uno spirito che strisciasse furtivo nella nostra solitudine e ci dicesse: questa vita come noi che abbiamo vissuta ritornerà per sempre con tutte le sue gioie e tutti i suoi dolori, cosa diremmo? Prima risposta sarebbe dire no, prego. Cioè, questo tra l'altro è esattamente un esempio che fa Leopardi in una delle sue operette morali. E lui dice, mi pare sia quella del dialogo tra un venditore di almanacchi e non mi ricordo chi. E la risposta di Leopardi è: nessuno vorrebbe rivivere la stessa vita se fosse esattamente identica. Tutti vorremmo eventualmente riviverla se avessimo la possibilità di modificare qualcosa, cioè di migliorarla, di poter avere una quota di felicità un po' maggiore, perché memori dell'esperienza passata potremmo magari non commettere gli stessi errori. Nietzsche invece scrive qualcosa veramente che fa accapponare la pelle. Riuscire a dire a questo demone: tu sei un dio, non ho mai sentito nulla di così bello. Poter dire sì a questa vita pensando di riviverla esattamente identica infinite volte. Questa è la beyachon, questa è l'affermazione, questo è il dire di sì alla vita. Questo è, se vogliamo, il divino per Nietzsche. Divino è riuscire ad assentire, e se vogliamo è, Nietzsche non lo, se non ricordo male, non lo dice mai, però potremmo dire noi, è l'assenso sulla croce, è il dire sia fatta la tua volontà. Ecco qui la volontà di potenza, sia fatta non la mia ma la tua volontà. Quando non c'è più un soggetto, ecco qui la decostruzione del soggetto che fa Nietzsche, non c'è più un soggetto che pretende di dire voglio che sia così perché così è come la voleva la mia identità psicologica. Poi lo vedremo quando Nietzsche nello Zarathustra scrive dobbiamo trasformare il così fu, il così è stato, in così io volli che fosse. Sembra il massimo di presunzione e in realtà, almeno io lo intenderei in questo modo, è qualcosa che va veramente nella direzione del così è stato e io accetto che sia stato così. Quindi in realtà non sono io che pretendo di dare un corso agli eventi, ecco qui il rivolgersi diverso al passato, non a com'era bello quando si stava bene, oppure che brutto il passato, la vita che ho fatto, quanti dolori, ma così è stato, bene, così accetto che sia, ecco, potremmo tradurre così, così volli che fu, così io volli che fosse, accetto in quanto tale la vita così come si dà, così come si presenta. Così come si presenta, quindi qual è il valore del passato? Il passato è l'immutabile. Se io accetto l'immutabile in quanto immutabile, e quindi non ho la speranza di cambiarlo, se io accetto che tutto ritorni ma così come è stato, vuol dire che accetto ogni cosa nella sua datità. Vuol dire che non accetto qualcosa ma vorrei che fosse un po' diversa. Non accetto la croce, però insomma non sono tanto contento. No. Accetto questo. Questo è il massimo, secondo Nietzsche, pensiero e la massima capacità che rende l'uomo tutt'uno con il divino. Appunto, lui non usa poi più questi termini, proprio perché non vuole più che ci sia una distanza, una separazione fra l'immanenza e la trascendenza, fra la terra e il cielo. Tutti questi dualismi che lui imputa a Platone, prima ancora che al cristianesimo. Dice il cristianesimo è un platonismo per poveretti, perché Platone almeno pensava, Platone almeno ha costruito un per... Invece il cristianesimo dei pastori protestanti, così come ci viene detto, è la morale del gregge. Lui ce l'ha con questa incapacità che lui vede nei cristiani di... Dice, ma voi cristiani, adesso io qui sovrainterpreto, però non mi pare di andare fuori dal seminario. Ma voi cristiani che avete avuto una rivelazione di un Dio uomo che muore in croce, accetta di morire in croce, che cosa ne avete fatto? Una morale da etichetta, un'etichetta avete fatto di questa rivelazione.
avete fatto e siete sempre lì, perché poi immaginiamoci cosa deve essere anche la morale cristiana, protestante o cattolica di metà 800 rispetto a un certo tipo di perbenismo borghese, di un certo tipo di visione dei rapporti umani. Nietzsche ce l'ha con questo tipo di visione cristiana, con questo trasformare un messaggio di liberazione in un asservimento di persone incapaci di assumere il peso della vita e quindi delegano. E quindi delegano sempre o demandano a un post vitam, un altro che salva, qualcosa che viene da fuori. Dice, ma non è il messaggio, non è che tutti siete figli di Dio. Infatti quando nello Zarathustra, poi non l'ho riportata questa citazione, ma se volete la possiamo anche leggere, quando Zarathustra scende dal monte e dice, vedi un folle che cercava in pieno giorno con una lanterna, dicendo Dio è morto, e tutti lo deridono, lui va nel mercato dicendo Dio è morto, ma chi l'ha ucciso? Nietzsche dice, questo è il vero problema, non che Dio è morto, ma che la gente non si rende conto che questa è la questione più fondamentale. Cosa vuol dire che Dio è morto? Quindi quello che tutti dicono, Nietzsche si sbarazza di Dio e quindi in realtà è semplicemente un ateo. No, quello è il problema da cui partire. E il tragico è che la gente ride di fronte a questo folle viandante che dice Dio è morto, e non sa la gente che è stata la gente stessa ad ucciderlo. Quindi qui c'è da un lato la figura di Diogene, il cinico, che girava con la lanterna e tutti gli chiedono che cosa cerchi, chi cerchi, e lui dice cerco un uomo, se ne trovasse almeno uno. E poi c'è l'episodio di Gesù al mercato, andare al mercato e la gente che non capisce. Vedete poi tutto l'intreccio di figure, di simboli che si trovano. Anche Plutarco aveva scritto il tramonto degli oracoli. Sì, sì. Infatti poi c'è tutto. Sì. Tutto riecheggiano tutte queste figure. Allora proviamo ad addentrarci nello Zarathustra, questa lunga citazione che è intitolata La visione e l'enigma. Dello Zarathustra in italiano ci sono tante versioni, quella canonica, quella classica, è una cosa, diciamo, un punto d'onore per l'Italia il fatto che l'edizione critica delle opere di Nietzsche sia stata fatta da italiani. I tedeschi l'hanno fatta dopo. La prima edizione di tutte le opere curate di Nietzsche è stata fatta da Giorgio Colli e Mazzino Montinari, due italiani, che sul loro lavoro poi appunto e sul loro lavoro si è condotta poi l'edizione di nelle altre lingue, anche in quella in lingua tedesca. L'edizione Adelphi in Italia ha dato appunto corpo, volume a tutte le opere di Nietzsche, però ci sono anche altre traduzioni e quest'opera appunto è una di quelle che restano, come dire, nel firmamento delle opere filosofiche del mondo del pensiero occidentale. Se dovessimo enumerare una ventina di grandi testi, probabilmente lo Zarathustra starebbe in questo, come dire, circolo elitario ristretto, insieme ad alcuni testi di Platone, Aristotele, di Spinoza, di Kant, di Hegel, di Agostino e di Tommaso. Zarathustra, non a caso, è una figura che però non appartiene al pantheon dei filosofi, non è una figura occidentale, è un'altra versione del nome del profeta persiano Zoroastro. E quindi fin dal titolo Nietzsche vuole mostrare da un lato la dimensione quasi oracolare del suo messaggio, also sprach, così parlò. Poi il compositore Richard Strauss ha composto una famosa partitura musicale intitolandola così, come il titolo del libro di Nietzsche, è anche la colonna sonora del film di Kubrick, sì. 2001. Quindi il titolo che dice già
un modo di offrirsi al lettore che non è quello del trattato filosofico, ma è quello quasi della profezia, della dizione, della rivelazione. La figura di Zarathustra proviene dall'Oriente, dal Medio Oriente, terra di nascita di religioni, l'Islam, cristianesimo, lo zoroastrismo appunto. È un profeta, come dire, non contaminato dal logos filosofico. Quindi è un testo che si presenta come narrazione divisa in quattro parti, che ha una sua, un suo sviluppo, appunto. Zarathustra, che anche qui pensiamo tutto il valore simbolico di un profeta che, guarda caso, all'età di 30 anni esce dal suo ritiro e inizia a predicare. Anche qui tutti i riferimenti alla vicenda di Cristo, tutta la dimensione dell'andare a dare un lieto annuncio. Quello di Zarathustra è e vuole essere un lieto annuncio, un nuovo Vangelo, una nuova lieta notizia. E questa notizia è appunto da un lato quella dell'eterno ritorno, quella della possibilità di una pienezza, di un senso, di un'affermazione nella vita attraverso la creazione continua, e dall'altro il lieto annuncio è anche quello che l'uomo, dice, scrive Nietzsche, è qualcosa che deve essere superato, non perché in sé sia negativo, ma perché l'uomo è in sé questa tensione a eccedersi. L'uomo è qualcosa che non sta, ma che accade, si dà, si dona, esce dai limiti, esce dai margini. Pur rimanendo, questo è l'altro grande compito, fedele alla terra, l'uomo, ecco la metafora del danzatore. Non si può danzare se non disponendo i passi sulla terra, ma questi passi diventano lievi. Quindi contemporaneamente forza di gravità che ci lega al qui ed ora, che non ci fa fare voli pindarici, che non ci fa distogliere lo sguardo anche dalla drammaticità della vita, ma vivere nel mezzo anche della disperazione, della tragedia, con passo lieve, con passo di danza. Questo è lo spirito divino, questo è l'annuncio che vuole portare Zarathustra. E il sottotitolo di Così parlò Zarathustra è un altro sottotitolo, se vogliamo, ironico e anche lo stesso un monito: un libro per tutti e per nessuno. Quindi è un libro che si dà, si dona a tutti, non vuole essere un messaggio elitario, aristocratico, non c'è, come dire, differenza di condizione, di razza, nessuno escluso. Questo annuncio va a tutti. Ma Nietzsche è consapevole che la potenza di questo messaggio non è facile da essere recepita, non è facile da essere digerita, assimilata, e quindi lui vive anche sempre con questa doppia tensione: voler donare a tutti e temere di non essere compreso da nessuno. Chi ha l'ardire di entrare in questo libro? Chi ha l'ardire di appunto sostenere lo sguardo sull'abissalità di questa proposta dell'eterno ritorno, qualcosa che così come si dà è da accogliere, e in questo senso si trasforma. Torno sempre anche a quella metafora che ho citato più volte in questi anni, dell'interpretazione del filosofo Novalis, che muore a 29 anni, vite non facili, A proposito delle fiamme, vi ricordate quando Novalis dice: qual è il meccanismo, la funzione essenziale della fiaba? Quella di mostrare che nel momento in cui noi accogliamo qualcosa che sembra impossibile da accogliere, quando accettiamo l'inaccettabile in quanto tale, non sperando che cambi, quando sopportiamo l'insopportabile, allora gratuitamente qualcosa accade. Però noi dobbiamo accettarlo in quanto inaccettabile, non sempre con il retropensiero, però speriamo che cambi. Però speriamo. Ecco qui quello che anche Meister Eckhart dice della preghiera: non dobbiamo pregare Dio sperando che ci faccia stare meglio, dobbiamo pregare Dio dicendo: semmai dacci la forza di accogliere quello che è così com'è,
E allora forse qualcosa cambia, forse non è detto, ma è in quello stare, in quella condizione, che noi troviamo la conversione dello sguardo. Ed è il messaggio di Nietzsche, questa affermazione della vita non è ok, io accetto questa cosa, però poi in fondo spero che ci sia un ritorno. Questo sarebbe un meccanismo puramente economico. Io do qualcosa, do il mio assenso, do la mia sopportazione, faccio un fioretto, però insomma qualcosa a qualcosa pur servirà. No, è quello che Simone Weil direbbe, è un amare a vuoto, a fondo perduto. Se riesco a fare questo, allora già in un certo senso non ho bisogno di altro. Allora questo non avere più bisogno di altro, perché la vita mi si dà nella sua totalità, nell'esperienza di Simone Weil, nell'esperienza di Nietzsche, nell'esperienza di Meister Eckhart, allora sì, poi veramente si trasforma la mia capacità di accogliere, la mia capacità di vivere la vita. Muto, incedendo sul lignante crepitio della ghiaia, calpestando il pietrisco che lo faceva sgocciolare, così il mio piede si faceva strada verso l'alto. Verso l'alto, a dispetto dello spirito che lo traeva in basso verso gli abissi, lo spirito di gravità, il mio demonio e nemico capitale. Verso l'altro, sebbene fosse seduto su di me, metà ano, metà talpa, storpio, storpiante, gocciante piombo nel cavo del mio orecchio, pensieri gocce di piombo nel mio cervello. Nessun filosofo mai scritto in questo modo. Qua si immagina Zarathustra che ha sulle spalle un nano che rappresenta lo spirito di gravità, che non è la fedeltà alla terra, è lo spirito di asservimento, è lo spirito che impedisce la vera, il vero levarsi del respiro, impedisce di respirare a pieni polmoni. O Zarathustra, sussurrava beffardamente sillabando le parole, tu, pietra filosofale, hai scagliato te stesso in alto, ma qualsiasi pietra scagliata deve cadere. Salivo, salivo, sognavo, pensavo, ma tutto mi opprimeva. Ero come un malato, stremato dal suo tormento atroce, sta per dormire, ma un sonno più atroce ancora lo ridesta. Ma c'è qualcosa che io chiamo coraggio. Questo finora ha sempre ammazzato per me ogni scoramento. Questo coraggio mi impose al fine di fermarmi e dire: nano, o tu o io. Alt, nano, dissi, o io o tu, ma di noi due il più forte sono io. Tu non conosci il mio pensiero abissale. Questo tu non potresti sopportarlo. Qui avvenne qualcosa che mi rese più leggero. Infatti il nano mi saltò giù dalle spalle, incuriosito. Si accoccolò davanti a me, su di un sasso. Ma proprio dove ci eravamo fermati, era una porta carraia. Guarda questa porta carraia, nano, continuai. Essa ha due volti, due sentieri. Convergono qui. Qua c'è, se vogliamo, anche il riecheggiare della famosa immagine di Eracle al bivio. Ercole che si trova a un certo punto di fronte a un bivio e ha due figure da seguire. La figura della virtù che gli dice guarda che ne patirai di cotte e di crude, però questo è il sentiero che porterà al divino, e il sentiero invece del piacere che dice ma chi te lo fa fare? Vivi la vita attraverso il più possibile la più possibile quota di piacere, perché tanto questa è la via più sensata. Quindi anche qui vedete tutta una serie di riferimenti impliciti. Due sentieri convergono qui, nessuno li ha mai percorsi fino alla fine. Questa lunga via fino alla porta e all'indietro dura un'eternità. E quella lunga via fuori dalla porta e in avanti è un'altra eternità. Si contraddicono a vicenda questi sentieri, sbattono la testa l'un contro l'altro, e qui a questa porta carraia essi convergono.
In alto sta scritto il nome della porta. Attimo. Sul frontespizio questo cancello, questo un po' anche come un tori buddista, quei portali che sono aperti da una parte e dall'altra, in cui convergono delle strade, come se avesse un'iscrizione. Attimo, Augenblick, battito di ciglia. Quindi questo è il fulcro, se vogliamo. Ma chi ne percorresse uno dei due, sempre più avanti, sempre più lontano, credi tu, nano, che questi sentieri si contraddicano in eterno? Tutte le cose diritte mentono, borbottò spazzante il nano. Ogni verità è ricurva, il tempo stesso è un circolo. Tu, spirito di gravità, dissi con le rito, non prendere la cosa troppo alla leggera, o ti lascio accovacciato dove ti trovi, sciancato, e sono io che ti ho portato in alto. Guarda, continuai, questo attimo, da questa porta carraia che si chiama attimo, comincia all'indietro una via lunga, eterna. Dietro di noi è un'eternità. Ognuna delle cose che possono camminare non dovrà forse avere già percorso, già essere accaduta, fatta, trascorsa una volta? E se tutto è già esistito, che pensi, o nano, di questo attimo? Non deve essere anche questa porta carraia già stata? E tutte le cose non sono forse annodate saldamente l'una all'altra, in modo tale che quest'attimo trae dietro di sé tutte le cose a venire, dunque anche se stesso? Infatti ognuna delle cose che possono camminare, anche in questa lunga via al di fuori, deve camminare ancora una volta. E questo ragno che indugia strisciando al chiaro di luna, e persino questo chiaro di luna, e io e tu bisbigliante a questa porta di cose eterne bisbiglianti, non dobbiamo tutti esserci stati un'altra volta e ritornare a camminare in quell'altra via al di fuori, davanti a noi, in questa lunga, orrida via, non dobbiamo ritornare in eterno? Quindi qua vediamo proprio la figurazione simbolica dell'eterno ritorno dell'attimo. Qua c'è appunto uno dei vertici del pensiero di Nietzsche. Vediamo che anche nel corso del dialogo, quello che prima sembrava, come dire, l'antagonista di Zarathustra, il nano, poi diventa, per usare i termini della drammaturgia, un deuteragonista, cioè un secondo agonista, un secondo personaggio che insieme a Zarathustra conduce alla comprensione della vita stessa, perché è nel dialogo con questo nano che emerge la verità. Le due vie non sono in realtà poi un bivio che porta in direzioni diverse, ma sono due vie che dalla porta si ripartono, uno da una parte e uno dall'altra, e che in qualche misura, come dire, convergono. La verità non è una retta, ma è un circolo, o se vogliamo un circolo che si dà nella forma della retta. E questo chi ci ricorda? Cusano. Cusano che dice: pensiamo a Dio, simbolizziamolo con un cerchio di raggio infinito. Qualunque frammento della circonferenza, se è a raggio infinito, che cos'è? È una retta. Qualunque, perché il cerchio che diventa sempre più grande, sempre più grande, sempre più grande, alla fine, se è a raggio infinito, qualunque parte di circonferenza è come se fosse retta. Ecco qui, le due vie che si dipartono dalla porta carraia sono rette e al tempo stesso circolari. Questo è il pensiero estremo, pensare e vivere la contraddizione in quanto tale, non pensando di risolverla. È la contraddizione, se vogliamo, dell'uomo Dio, del vivere e morire, di Dogen, Shoji, vita-morte. Eterno ritorno uguale attimo immenso. Ecco questa di nuovo identità. L'eterno divenire è l'attimo, perché nell'attimo si intensifica, Cusano direbbe la implicatio, che poi si esplica, explicatio. Nell'intensità dell'attimo c'è tutto. Questa è anche un'immagine molto buddista, se vi ricordate la rete, quella metafora della rete di Indra, in cui in ogni nodo convergono tutti i fili. Io tiro un filo e tiro tutta la rete. In ogni nodo c'è un gioiello infinitamente riflettente che riflette tutti gli altri, nel tempo e nello spazio, quadridimensionalmente. Quindi l'eterno ritorno non è
semplicemente un ripetersi di cose. Cos'è che ritorna eternamente? Ritorna la trasformazione e il divenire infinito delle cose. È questo che ritorna. Ritorna la mutevolezza, ritorna la ricombinazione di elementi, ritorna la creazione, ritorna la vita è eterna. Questo è il discorso di Nietzsche. La vita non ha inizio e non ha fine. E torniamo, se vogliamo, alla solita metafora delle onde. Questa vita qui, che io vedo, che io vivo, quest'onda giunge a riva, ma a ritornare eternamente è la vita, se vogliamo, con la V maiuscola. Non è il bios, non è la vita singola, ma è la zoe, è la vita in quanto espressione assoluta, cosmica, infinita. Come faccio a sentire questo? Vivendo l'immensità dell'attimo, vivendo ogni attimo come se fosse immenso. La porta Carraia è la intensificazione, la convergenza di tutti i percorsi. Tutte le esperienze della vita convergono in ogni singolo attimo. L'attimo di noia e l'attimo di pienezza, l'attimo di felicità e l'attimo di dolore. Ogni attimo, non alcuni attimi di più e altri di meno. Non è che quando faccio il record del 1100 metri sono nell'immensità del vivere e quando invece sono malato, febbricitante o immobilizzato a letto, allora sono in una forma di migliata vita. Tutto è vita. Andiamo direttamente al frammento, al primo frammento dell'ultima pagina, che credo di avere già citato più volte e che adesso troviamo, come dire, iscritto all'interno di questo discorso, e quindi lo possiamo anche contestualizzare. Una volta detto sì a un solo istante, con ciò abbiamo detto sì non solo a noi stessi, ma all'intera esistenza, perché nulla è separato da nulla, né noi stessi né nelle cose. Dunque, se la nostra anima in un istante ha come una corda vibrato e risuonato della stessa gioia di vivere, allora tutte le eternità erano necessarie perché quest'unico avvenimento avesse luogo. E tutta l'eternità era, in questo solo istante della nostra affermazione, Beyachum, dire di sì, approvata, redenta, giustificata e affermata. Ecco l'eterno ritorno, ecco la coincidenza di eterno ritorno e attimo immenso. Tutta l'eternità cospirava, cioè spirava, soffiava, cum, insieme, è una cospirazione, perché se anche in un solo istante noi abbiamo detto sì, che bello essere vivi, basta un solo istante, dice Nietzsche, e tutta l'eternità è redenta al suo istante. E allora io posso dire di sì anche a tutti gli altri istanti in cui avrei voluto dire di no. Questo è appunto il pensiero abissale di Nietzsche, senza bisogno di rimandare ad altro, senza bisogno di postulare una vita dopo la morte, senza bisogno di sperare in un al di là. In questo senso il pensiero di Nietzsche è anche un pensiero profondamente antignostico, se intendiamo con gnosticismo una forma di pensiero che cerca di ridurre o di annullare l'apparenza, dice quello che appare non è vero, non è la verità, è negativo, c'è qualcosa di più profondo che è l'invisibile. Noi dobbiamo affidarci alla gnosi, alla gnosis, alla conoscenza, per vedere qualcosa che sta oltre la superficie. E Nietzsche invece dice esattamente l'opposto, no, la superficie è l'abisso, è la totalità, l'apparire è pienezza, senza dover postulare qualcosa di altro. L'apparire è essenziale all'essenza, potremmo dire. E in questo senso anche Nietzsche ama molto, come dire, il pensiero di Nietzsche è anche un pensiero estetico, perché si fida della percezione, perché l'estetica come dimensione di ciò che appare, di ciò che appare ai nostri sensi, non è semplicemente un'ombra, non è semplicemente un'illusione, ma è pienezza.
E si tratta anche quindi di guardare l'esistenza senza pretendere che essa abbia un fondamento. Quindi Nietzsche è come se spazzasse via ciò che sta sopra, la trascendenza, ciò che sta sotto, il fondamento, qualcosa di saldo, di stabile, su cui, a cui aggrapparci. E che cosa dice che rimane? Rimane la vita nella sua datità, rimane la liberazione da ogni pretesa appunto di attaccamento a qualcosa. Certo che è, per Nietzsche questo è un discorso estremamente esigente, cioè, non è facile restare così, ma secondo lui è il disvelarsi di ciò che la vita può dare nella sua pienezza, altrimenti viviamo sempre a metà, altrimenti viviamo sempre, come dire, col freno a mano tirato, nella paura, nel dubbio, nell'incapacità di donarci. Ci diamo sempre a metà, perché dobbiamo sempre postulare però qualcosa, un momento ulteriore, un momento che c'è stato, c'è qualcosa, non siamo mai nel momento presente. Invece è un esercizio di attenzione estrema ad ogni istante. Per avere questa capacità di attenzione, però, ecco che dobbiamo rinunciare all'attaccamento al soggetto, alla soggettività. Un soggetto in quanto tale non riesce a fare questo. E invece, liberandoci dall'idea di un io psichico, di un ego, che riusciamo a entrare in contatto con l'immensità dell'atomo. Cioè riusciamo, per usare la nostra consueta metafora, a sentirci mare, a sentirci oceano e non solo onda. Siamo anche onda, ma non solo onda. Siamo soprattutto, vedete che tutti questi discorsi, se vogliamo, hanno questo denominatore comune, il riuscire a generare una diversa focalizzazione sulle cose, allargare lo sguardo. C'è in Ishida, c'è in Eckhart, c'è in Dogen, c'è in Nietzsche. Non è un demolire le giuste, legittime pretese di un senso anche legato ad una psiche individuale, ma è un'attenzione a riconoscere che quella non è l'ultima parola, che quella psiche individuale c'è, può essere, deve essere curata, ma si può curare al meglio nella misura in cui si riconosce non l'ultimo destinatario di un senso. Perché se si riconoscesse questo, allora il senso si perde. Di nuovo questo gioco paradossale: se rinuncio a qualcosa, la ottengo. Chi si attacca alla vita la perderà, chi rinuncia ad essa la otterrà. Quindi anche rispetto, per esempio, alla concezione agostiniana del tempo, qua vediamo questo scarto che Nietzsche opera, perché, come dire, in Agostino la conciliazione si fa col tempo, pensando il tempo come creato da Dio. Il tempo inizia col mondo, ma il tempo è esperito dall'anima. E io, nelle tre estasi temporali, nella memoria, nell'attenzione e nella attesa, riesco a stare nel tempo, distensio animi. È l'anima che fa sì che il tempo venga percepito. E questo è un pensiero che anche si radica nella importanza della storicità per il pensiero cristiano, che Agostino tra l'altro fonda in maniera estremamente profonda. In questo Nietzsche invece si fa, come dire, una deviazione, uno scarto, perché, come dicevo all'inizio, per Nietzsche la conciliazione avviene quando ci si redime dal tempo, quando il tempo viene visto come il divenire stesso, quando ci si immette nel divenire, ma immettendosi nel divenire accade qualcosa che ci fa saltare fuori da quello stesso, da quella stessa diacronia temporale, da quella stessa successione di istanti, entrando in una dimensione ritmica dell'esistenza. Nietzsche non sta dicendo, guardate che è sbagliato pensare il tempo anche come successione di istanti, sta dicendo non è l'unico modo, non è il modo più assoluto, non è il modo più interiore. Il tempo non dobbiamo nemmeno pensarlo come creato, come qualcosa che è il prodotto di una creazione di Dio, ma il tempo è la diffrazione dei ritmi dell'esistere. Ci sono ritmi qualitativamente diversi.
se volessimo dirlo con delle parole greche che avevamo evocato il mese scorso, quello che interessa a Nietzsche non è il Cronos, non è la successione di istanti, ma è il Kairos, è il tempo come occasione esistenziale, come se lui ci invitasse a fare di ogni attimo un Kairos, un momento di decisione fondamentale della nostra vita. Allora diventa immenso. Anche il tempo, anche l'attimo, l'istante che ci sembra insignificante è invece assoluto, fondamentale. E allora Kairos diventa Aion, eterno, eternità, eterno ritorno dell'uguale, ma appunto non come semplice ripresentazione di eventi già accaduti, ma come esplosione, deflagrazione. L'attimo immenso è l'attimo che esplode e che ci mette in contatto con la totalità. Possiamo anche vivere solo un istante, in quell'istante noi siamo collegati con la totalità e siamo la totalità. La mia formula per la grandezza dell'uomo, questo, tutto questo discorso si compendia in queste due parole latine, amor fati, non volere nulla di diverso, né dietro né davanti a sé per tutta l'eternità. E anche questo è un pensiero che si lascia fraintendere molto facilmente, perché molto spesso noi intendiamo con amor fati fatalismo. Vabbè, non c'è niente da fare, lasciamo che le cose vadano così come vanno. No, è un sforzarci, un impegnarci appunto a creare vita, interessa questo a Nietzsche. La creazione è creazione di vita, la volontà di potenza è il vivere che si dà e che si dona, ed è una volontà non egoica, non soggettiva. Andiamo alla riga, ah no, forse questa non ve l'ho citata, vi leggo rapidamente e poi ci fermiamo. Un altro frammento dal capitolo della redenzione, parla di redenzione anche nello Zarathustra. Come sopporterei di essere uomo se l'uomo non fosse anche poeta e scioglitore di enigmi e redentore del caso? L'essere umano redime il caso, il caos. Redimere i trapassati e ricreare ogni così fu come un così volli. Solo questa sarebbe per me redenzione. Ma capite che non è io voglio che sia qualcosa e quindi mi opero perché il presente o il futuro siano fatti a mia immagine e somiglianza. Dire così volli, rivolto al passato, vuol dire che non è il mio ego che pretende di influire sulle cose. Quindi il volere paradossalmente si desoggettiva nella misura in cui si rivolge a qualcosa che è già stato. Questo è il rapporto, come dire, che sovverte il tempo. Io volli che fosse, quindi io trasformo quello che è sembrato una fatalità, un destino magari ingrato, in un amor, in un amore del fatto, di ciò che accade. Volontà, così si chiama la liberatrice e apportatrice di gioia. Questo io vi ho insegnato, amici miei, e ora imparate ancora che il volere libera. Ma come si chiama ciò che getta in catene perfino la volontà che libera? Così fu. Così si chiama il digrignare di denti della volontà e la sua afflizione più solitaria. Quando si sente impotente verso tutto ciò che è stato fatto, essa è una cattiva spettatrice per ogni passato. La volontà non può volere all'indietro. Che essa non possa spezzare il tempo e la vita del tempo è questa la più solitaria afflizione della volontà. Il volere libera. Ma che cosa escogita il volere per liberarsi della sua afflizione e per beffarsi della sua prigione? Che il tempo non scorra all'indietro, questa è la sua rabbia. Ciò che fu, questo è il macigno che essa non può smuovere. E così rotola massi per rabbia e per malumore e si vendica su ciò che non sente, al pari di lei, rabbia e malumore. Nietzsche ce l'ha con quello che lui chiama lo spirito di risentimento.
che lui vede ovviamente nei cristiani risentiti. Perché risentiti? Perché dicono: noi viviamo una valle di lacrime, però per fortuna ci sarà il paradiso. Questa è la volontà cattiva, questa è la volontà egoica. Così la volontà, la redentrice, diventa apportatrice di sofferenza, e su tutto ciò che può soffrire si vendica di non poter andare all'indietro. Questa, sì, solo questa è la vendetta, l'avversione della volontà per il tempo, e il suo così fu. In verità, una grande pazzia alberga nella nostra volontà e divenne una maledizione per tutto l'umano che questa pazzia insegnasse allo spirito. La nostra volontà, la volontà mia, è pazzia, è spirito di vendetta, è spirito di risentimento, ma la volontà di potenza è una volontà desoggettivata, è una voluntas che non è più di nessuno, è, se vogliamo, far accadere l'impossibile, cioè far sì che ciò che è stato diventi amato, diventi fonte non di risentimento, non di malinconia, non di vagheggiamento, ma fonte di amore. Amare ciò che è stato così come è stato. E quindi questa è la redenzione, secondo Nietzsche. Si redime il passato e contemporaneamente il presente e il futuro quando lo si accetta in un modo tale che non è più la volontà egoica. Quindi Nietzsche chiama volontà di potenza, secondo me, quello che Meister Eckhart dice dell'uomo nobile, colui che nulla ha, nulla sa e nulla vuole. Mi sembrano due formulazioni antitetiche, cioè da una parte uno dice è santo chi nulla vuole, dall'altro c'è Nietzsche che dice che la volontà di potenza è la redenzione, ma alla fine sono una cosa molto simile, proprio perché al centro di questi discorsi c'è sempre una abdicazione delle pretese del soggetto che le cose vadano come vuole lui. Quando le cose sono già andate, non c'è più un soggetto che possa cambiarle. Può dire, così voli che fu. E allora non è più una volontà soggettiva, ma è una apertura, è un aprire il cuore, il pensiero, lo spirito alla vita. E quindi è un generare vita. Ecco, volontà di potenza. Macht non è la potenza predatrice, non è lo schiacciare il nemico, ma è un generare continuamente vita. Questo è quando Nietzsche scrive: dobbiamo imparare a creare nuovi valori, dobbiamo continuare a far sì che la vita faccia se stessa, che la vita si rinnovi costantemente, che la vita transiti attraverso le forme, senza pensare che siano le forme a dover rimanere, a doversi fissare. Mentre invece, che cosa è che succede molto spesso? Che noi ci attacchiamo alle forme e non siamo in grado di accogliere il nuovo. Forse è già tardi, quindi non voglio che abbiamo fatto. 12:25. Che tempi abbiamo? Adesso, senza risentimenti, dobbiamo essere eleganti e nobili. Questa stanza la dobbiamo cedere a chi prepara da mangiare. E se rimaniamo qua siamo di grande impedimento. Penso che anche il fresco che c'è fuori sia anche lui atto immenso. Però ci sono i corridoi, c'è il bagno sotto e c'è sopra, funziona anche per sopra, qua funziona, no? E un'altra cosa sbagliata è andare in cucina, che soltanto impediamo. In cucina vanno soltanto quelli che Raul e Rosella chiamano a dare una mano. Ma ecco, se noi siamo così, diamo questa attenzione, penso che fra una ventina di minuti possiamo gustare il pranzo che viene portato. Grazie, ovviamente apportandovi anche questi fogli. Grazie Marcello. Un giovane pastore rotolarsi, soffocato, convulso, stravolto in viso, cui un greve serpente nero penzolava dalla bocca. La mia mano tirò con forza il serpente, tirava e tirava invano, non riusciva a strappare il serpente dalle fauci.
Allora un grido mi sfuggì dalla bocca. Mordi, mordi, staccagli il capo, mordi. Così gridò da dentro di me. Il mio orrore, il mio odio, il mio schifo, la mia pietà, tutto quanto in me, buono o cattivo, gridava da dentro di me, fuso in un sol grido, giacché era una visione e una previsione. Che cosa vidi allora per similitudine? E chi è colui che un giorno non potrà non venire? Chi è il pastore cui il serpente strisciò in tal modo entro le fauci? Chi è l'uomo cui le più grevi e le più nere fra le cose strisceranno nelle fauci? Il pastore, poi, morse così come gli consigliava il mio grido, e morse bene. Lontano da sé sputò la testa del serpente e balzò in piedi. Non più pastore, non più uomo, un trasformato, un circonfuso di luce che rideva. Mai prima al mondo aveva riso un uomo come lui rise. Oh, fratelli, udii un riso che non era di uomo, e ora mi consuma una sete, un desiderio nostalgico che mai si placa. La nostalgia di questo riso mi consuma. Come sopporto di vivere ancora? Come sopporterei di morire ora? Così parlò Zarathustra. E tutte le cose non sono forse saldamente annodate l'una all'altra, in modo tale che questo attimo trae dietro di sé tutte le cose a venire? Ecco, questa è la scena finale di questa sorta di visione onirica, o di questo, non a caso il titolo del paragrafo è La visione e l'enigma. È una visione enigmatica, è una visione che sembra più stare, potrebbe stare meglio forse in un mito, in un racconto antico che non in un libro di filosofia, ma è anche al tempo stesso forse abbastanza chiara rispetto alle cose che dicevamo prima. Pastore non è altro che Zarathustra stesso, che si riflette nell'immagine di un pastore che viene, come dire, assalito da un serpente. Serpente che è simbolo, diciamo, della cattiva eternità. Il serpente, come anche nel mito antico dell'Uroboros, il serpente che si morde la coda, è un simbolo di circolarità. Ma è proprio questa che va spezzata, la cattiva eternità. E quindi mordere la testa del serpente significa spezzare l'idea di una cattiva ripetizione dell'eterno. Come dicevamo prima, l'eterno ritorno all'uguale non è la semplice, sterile immagine di eventi che succedono, che accadono e che si ripresentano così. L'eterno ritorno è l'assunzione su di sé della vita e la capacità di consentire con essa, consenso, sentire insieme a. E infatti nel discorso, in altri capitoli del libro, Zarathustra, Nietzsche per Zarathustra, utilizza anche delle formule che in tedesco dicono proprio questa capacità di consentire, di compatire. Mitleiden in tedesco, Leide è dolore, mit è con. Dolersi con, condolersi, compatire, che però diventa, è tutt'uno con il mit Freuden. Freude è la gioia, congioire. Se volessimo fare un esercizio di comparazione, potremmo evocare due delle quattro cosiddette dimore divine, delle virtù fondamentali del buddismo: karuna, compassione, e maitri o metta in pali, cioè il congioire, mudita e e poi la quarta, che è l'amore, la benevolenza universale. Ah no, upekkha è la equanimità e mudita appunto. Quindi c'è questa idea di compatire non nel senso di dolersi di qualcosa per qualcuno che sta male, ma proprio patire insieme, è proprio il compati latino, mitleiden. Il consentire alla vita vuol dire sentire insieme a tutto ciò che vive, sentire la gioia della nuova nascita, sentire il dolore della morte, sentire la fatica del lavoro, sentire il ristoro del cibo. Questo è consentire, questo è dire di sì alla vita. E questo è recidere la testa del serpente che rischia di farci entrare in una circolarità viziosa e non virtuosa. La circolarità
del senso di gravità e non di quel passo lieve di danza che sta al tempo stesso sulla terra, che rimane fedele alla terra e che però al tempo stesso ritmicamente pulsa con la vita. E Nietzsche, tra l'altro, tra le altre cose che sapeva fare, era anche un compositore, suonava il pianoforte, è stato molto amico di Wagner per alcuni anni, dopodiché ha rotto i rapporti perché ha considerato Wagner da un certo punto di vista un po' un traditore di quello che Nietzsche sperava che potesse essere, cioè per alcuni tempi lo immaginava come colui che avrebbe potuto innovare, appunto creare nuovi valori, e in realtà l'ha visto poi ripiegarsi sul mito di se stesso, sulla un'affermazione di ego e non di vita, e quindi Nietzsche si è sentito deluso e tradito. Però appunto Nietzsche aveva un orecchio musicale, e quindi questa idea del ritmo, della melodia, dell'armonia nella dissonanza, in un certo senso poi potremmo anche interpretare la musica occidentale che si dà sempre nel contrappunto, c'è sempre bisogno di una voce alta per poter far risuonare il canto puro del flauto, del tenore, del soprano. La idea diciamo di armonia nicciana non è l'armonia piatta, banale, è l'armonia di una tensione, ecco di nuovo la lira che suona perché le corde sono in tensione, è l'armonia polemica di un polemos, che è un conflitto che però vivifica, non è il conflitto che mortifica, ed è un'intenzione, è una tensione senza intenzione, proprio come nello Zen il tiro con l'arco, la tensione dell'arco, cioè si tende, vi dicevo anche altre volte, no? In tedesco Hegel dice la freccia si tira, es schließt, l'arco si tende, ma l'intenzionalità dell'arciere si scioglie per farsi tutt'uno con l'evento stesso del tendersi e dello scoccare la freccia. Non c'è una volontà che imprime alla freccia il movimento, ma anzi la mano rilascia la corda, ed è questo esercizio di distensione a partire da una tensione precedente che permette lo scoccarsi di qualcosa, l'accadere di qualcosa. Altro punto importante di questa scena è il riso, è un altro dei punti chiave anche dell'esperienza di Zarathustra, ed è anche qui è un altro dei punti che Nietzsche usa in contrapposizione con quella che lui vedeva essere la morale del pentitismo cristiano, del moralismo che è sempre, come dire, curvo su se stesso, che si duole, che chiede perdono in maniera, cioè per un senso di colpa che grava, mentre lui vuole liberare, e il riso è questa esplosione di gioia che accetta, che ride anche di fronte all'abisso. Non perché irride l'abisso, non perché irride il dolore, ma perché consente ad esso. Quindi il riso è anche una forma del consentire. Sapete che poi Umberto Eco ha giocato tutto il nome della rosa sulla ipotetica, sull'ipotetico testo aristotelico sulla commedia che forse Aristotele aveva scritto e si è perduto, che forse invece non ha mai scritto, che nella finzione letteraria Nel nome della rosa il monaco Jorge da Burgos nasconde nella biblioteca del monastero perché non vuole che si sappia che si può anche ridere, per cui bisogna solo divulgare la poetica di Aristotele in cui parla della tragedia, e in uno dei dialoghi finali, prima che si appicchi l'incendio nella torre della biblioteca del monastero, Guglielmo da Baskerville e Jorge da Burgos dialogano sul riso di Cristo. Jorge dice, no, vabbè, vedi, Cristo non ha mai riso, e Guglielmo dice, ma chi lo sa, lo sai tu, quando cenava, quando banchettava, quando andava ai matrimoni, pensi tu che non abbia mai riso? Perché questa è stata anche una questione teologica dibattuta, se effettivamente sia lecito di ridere, soprattutto nei secoli del Medioevo, in cui tendenzialmente il penitenziagite era una delle figure, una delle forme proprio della vita cristiana considerata perfetta. Quindi Nietzsche ha questo sfondo anche alle spalle, e il riso, la danza, tutte queste manifestazioni di prorompenza sono forme del dono, sono forme della gioia, sono forme di una vita che
dice di sì, appunto, come dicevo prima, nonostante anche il dolore che essa può avere. E tutte le cose non sono forse saldamente annodate l'una all'altra, in modo tale che quest'attimo c'è dietro di sé tutte le cose a venire, anche qui vediamo questa specie di contraddizione, di ossimoro. L'attimo immenso trae non il passato, trae il futuro. Quindi qui è proprio la deflagrazione dei tempi, è l'uscita dall'idea di successione. In ogni istante converge tutto, il passato, il futuro, il presente. E c'è un frammento di un sutta buddista, il sutta della Ghirlanda, della scuola che in cinese si chiama Hua Yen, in giapponese Kegon, che è una scuola anche studiata e amata da Nishida, che dice: un momento è di centinaia di migliaia di cicli cosmici, e centinaia di migliaia di cicli cosmici sono un singolo momento. Questa potrebbe essere stata scritta da Nietzsche, questa potrebbe essere una descrizione dell'attimo immenso. È proprio la complicazione, implicazione, in complicazione ed esplicazione risuona sempre il timbro della plica, della piega. Complicarsi vuol dire ripiegarsi su di sé, esplicarsi vuol dire distendersi, dispiegarsi. Quindi l'implicazione, la esplicazione di tutti gli infiniti momenti in ogni singolo momento. Quindi in questo senso possiamo dire che non ci sono vite insignificanti, non ci sono episodi senza senso. Il più piccolo frammento della vita più negletta e più ignota è tanto importante quanto l'episodio eroico che viene celebrato nei libri di storia. Per Nietzsche questa è la... Questo è il sapere oltreumano, questo è un sapere che permette all'essere umano di sentirsi, come lui dice, un tramonto e un passaggio. Untergang è un andare verso il suo finire, ma perché questo finire è sempre anche un riattivare nuova vita. L'uomo è come un ponte teso verso un ignoto, verso una ulteriorità che non è appunto un ignoto fisico, ma è un passaggio, cioè l'uomo è divenire. E questo forse si può legare anche ai discorsi che facevamo con Dogen, con essere tempo, esserci tempo, con lo stesso Shoji, vivere e morire. Non dobbiamo avere paura e cercare di trattenere gli istanti. Non dobbiamo pensare, e anche su questo Nietzsche ha parole molto forti, che ci debba essere un'essenza invisibile al di là delle cose che deperiscono. No, accettiamo che tutto passi, accettiamo che il passare, che il passaggio, il transitare sia la cifra del vivere singolare, del vivere in forme. Le forme passano, ma la vita in quanto tale continua a produrre se stessa. Anzi, perché ci sia vita, ci deve essere morte, cioè ci deve essere passaggio, qualcosa deve far posto a qualcos'altro. La virtù che dona è anche la virtù di colui che, o di colei che a un certo punto accetta di passare, accetta di tramontare. Nello Zarathustra è molto presente la ciclicità anche della giornata. Inizia al mattino, poi c'è il momento del mezzogiorno e poi la rivelazione si compie al tramonto. Quindi c'è un passaggio. C'è un pensiero che non pretende, qui anche in un certo senso polemico contro la metafora della luce tipica del pensiero anche tutto occidentale e greco in particolar modo, la luce che illumina tutto. Nietzsche direbbe: accettiamo che anche il sole tramonti, è nel suo tramontare che apporta riposo, ristoro alla sera. Un pensiero che va, come dire, in direzione di un assecondare anche i ritmi naturali, un pensiero che cerca di stare legato proprio ai ritmi biologici. L'esperienza dell'attimo immenso, allora, appunto l'esperienza, potremmo dire, dell'eterno ritorno dell'immensità di ogni attimo. Usiamo questa formulazione un po' complicata per provare a sciogliere. L'esperienza dell'attimo immenso è
sentire che eternamente ritorna, che nel divenire continuamente si dà l'immensità di ogni attimo. E quindi è un tempo, diciamo, che si dà nella piena immanenza, non sempre nel riferirsi ad altro, nel demandare, nel riportare ad un'alterità. Quando poi parliamo appunto di questa capacità che la diciamo oltreumana, non significa che allora l'uomo, e Nietzsche scrive a un certo punto, l'uomo è qualcosa che deve andare a essere superato, non significa però allora sbarazziamoci degli esseri umani, significa appunto che ciascuno è sempre teso, cioè l'essere umano ha questa caratteristica intrinseca di non coincidere mai totalmente con sé, di non essere qualcosa di stabile, di essere sempre vocato, chiamato a un superamento. La trascendenza si dà non, direbbe Nietzsche, nell'alto dei cieli, ma nella relazione con l'alterità, nella produzione continua di nuove occasioni, di nuove possibilità di vita. E il ritorno, l'eterno ritorno, è quindi un passare, ritornare, si può tradurre così nel lessico nicciano, ritornare è il continuo ritorno del passaggio di ogni istante, non è un ritorno che immobilizza, che sterilizza o isterilisce, è un ritorno che mobilizza continuamente, ritorna il divenire, non ritornano delle sostanzialità definite, delle forme ingessate, ritorna continuamente questa appunto immensità, questo flusso, questo scorrere continuo. C'è una frase di uno scrittore austriaco, Robert Musil, che è uno dei scrittori più importanti del Novecento, scrive all'inizio del secolo scorso, L'uomo senza qualità, che dice: il fiume del tempo è un fiume che porta con sé le sue rive. Non c'è qualcosa che sta, non c'è un alveo fisso e in mezzo il fiume che scorre. Il tempo, l'esserci tempo, che è l'essere umano, è un fiume che porta con sé le sue rive. È il discorso anche di Eraclito, che dice: non ci si bagna due volte nello stesso fiume, ma neanche una volta soltanto. Il fiume è esattamente questo continuo scorrere. È questo andare senza doversi aggrappare, quindi accettando di non poter nominare nulla in maniera definitiva. Ogni volta che io identifico un assoluto, Dio, il Buddha, la filosofia, l'assoluto, questo libro, questo autore, quella cosa nominata, in quanto nominata, subito diventa un significato, subito diventa un limite. E quindi Nietzsche è come se invitasse a transitare nei significati che diamo alle cose, chiamiamolo eterno ritorno, chiamiamolo attimo immenso, ma anche questi sono significati. Anche a questi nomi non ci dobbiamo affezionare così tanto da trasformarli in feticci. E anche lì torniamo sempre a questo problema, alla giusta posizione che dobbiamo assumere di fronte ai concetti, alle parole, alle esperienze, per non tradirle né disconoscendole, né gettandole via, né tradirle idolatrandole. Sono questi due modi opposti, no, di tradire, sia gettar via, anche nelle relazioni affettive, si tradisce perché si usa come un oggetto una persona o perché la si mette da parte non rispettandola, ma si tradisce anche idolatrandola, anche non vedendola nel suo mutare, nelle sue forme cangianti, nel suo transitare nella vita con i suoi limiti. Quindi l'esercizio oltreumano è un esercizio appunto che fa sì che l'uomo sia pienamente se stesso nella misura in cui continuamente si trasforma, si eleva, si supera. Quindi l'oltreuomo non è qualcosa di diverso dall'uomo, ma è, come dire, l'uomo che trova pienamente se stesso. L'uomo divino, se vogliamo, il figlio dell'uomo, sono forse anche altri termini che potrebbero dire qualcosa. Non dobbiamo essere altro che umani, ma se fossimo umani nel senso pieno diventeremmo oltreumani, cioè diventeremmo degli esseri umani in grado di abbracciare la vita,
e non di vivere, come dire, in una nicchia che ci scaviamo e che ci costruiamo per non essere troppo sballottati dai frangenti dell'esistenza. Quindi l'oltreuomo è, come dire, un essere umano con le braccia aperte, diciamo così. Appunto la virtù che dona questa caratteristica a cui Nietzsche tiene molto, la grande salute, sono caratteristiche proprie di questo esserci che dona, che si dà, che si offre e che non trattiene e che non pretende di avere per sé nulla, neanche quella volontà di potenza che infatti è invece il transito stesso del vivere. Io non voglio dilungarmi troppo, quindi se vuoi, perché dopo finisce che parli tutto il giorno. Se volete possiamo leggere altri brani, se avete voi delle questioni possiamo appunto, forse giusto dare un po' di respiro al dialogo. Possiamo anche leggere qualcosa? Però anche se posso avere domande che per qualcheduno sono appunto dove si blocca. Come sopporto di vivere ancora? Lui che dice che mi ringrazia, come sopporto di vivere ancora? Cioè la nostalgia per lo stato, per l'atto in cui ha vissuto pienamente, in cui è riuscito pienamente a risvegliarsi da quel torpore che dice bisogna allontanarsi, dice non sopporta più di vivere. Questo è effettivamente un punto forse di inciampo, però secondo me si può interpretare anche in un altro senso, cioè intendendo quel come una sorta di celebrazione, di diottativo, o come sopporto di vivere ancora, cioè non come faccio a sopportare di vivere, ma quanto mi è bello sopportare di vivere, supportare il vivere, stare nel vivere, e al tempo stesso come sopporterei di morire ora. Cioè in questo momento sono al colmo della pienezza, ho intuito questa visione fondamentale e quindi riesco a sopportare, nel senso di supportare, di stare, di portare in grembo il vivere, e al tempo stesso sarà in grado di portare in grembo il morire, senza ambire alla morte, non c'è un cupio di soldi, non c'è un desiderio di dissoluzione, senza voler trattenere la vita. E questo secondo me si trova poi anche nei testi che leggevamo di Dogen, quando dice Shoji, vivere e morire, né attaccarsi alla vita, né desiderare la morte, né ambire a tutti i costi a vivere, né disprezzare la vita, andare incontro alla morte senza volerla a tutti i costi, vivere la vita senza volerla trattenere. Io leggerei così queste esclamazioni. Che Paolo dice sia che viviamo sia che moriamo. Ma la domanda che sorge, no, è chi è questo che poi libera la vita a vivere? È un soggetto? Chi è il soggetto? È la vita che libera un soggetto dagli impedimenti che imponeva la vita stessa? È il soggetto che libera la vita, con tutte queste espressioni che si rincorrono, no? Che se tu invece ti blocchi qua, eccetera, decadi, così, dov'è che questo si decide? Questo è il punto cruciale, in effetti, il punto della decisione. Se per sé non c'è soggetto, no? Dov'è che avviene la decisione? Dov'è che l'amor fati non diventa fatalismo? Ma a me verrebbe da dire, in
non so se questo in me in parte risuona anche il problema del buddismo, no? Cioè nel momento in cui io sciolgo l'attaccamento al soggetto, tutto è anatta, non sé, insostanziale, allora chi è che decide? E forse il problema è analogo. Forse dice la decisione iniziale è una decisione che avviene al di qua della sponda, quindi ancora una decisione di un soggetto, ma è una decisione che parte quindi dalla nostra condizione di soggetti, che però si compie nel momento in cui noi dalla riva della soggettività sbarchiamo, certo, la riva della non soggettività. Quindi dobbiamo partire da qui, dobbiamo partire dal nostro sentirci come soggetti, come un qualcuno che decide, ma la decisione paradossalmente si compie nel momento in cui non c'è più soggetto. Così come quando uno, forse non so, si sposa, dice sì e c'è un soggetto che dice sì, e dall'altra parte della sponda incontra qualcuno in cui non è semplicemente un uno più un uno che si uniscono, ma c'è un insieme, c'è uno stare insieme, che non significa che allora le due soggettività sono annichilite, ma che sono, come dire, sussunte in qualcosa che è più della somma dei due. In questo caso è un meno, cioè è una riduzione. Io, è un po' come il discorso di Zazen, ma se io sono da sempre nella natura di Buddha, se io sono natura di Buddha, ma perché devo decidere di sedermi? Allora, devo decidere di sedermi perché parto da una situazione di disagio, prima nobile verità. La vita è legata al dolore. Chi è che prova questo dolore? Non la natura di Buddha, il mio essere soggetto. È da lì che parto, è da lì che parte Nietzsche, è da lì che Zarathustra dice, l'inizio del libro, che non ho riportato, ma parte così. Al compimento del 30° anno, Zarathustra lasciò la sua patria e il lago della sua patria e andò sui monti. Qui godette del suo spirito, della sua solitudine, e per 10 anni non se ne stancò, ma alla fine il suo cuore si trasformò. E una mattina, alzatosi con l'aurora, si fece al cospetto del sole e così gli parlò. E inizia. Quindi va via a 30 anni, torna a 40. A 40, dopo 10 anni, diciamo, di meditazione, ma partì, è lui che decide, c'è un soggetto che decide di lasciare la patria, il lago della sua patria, e andare sui monti. Torna e il soggetto, come dire, ha destituito la sua identità immaginaria. Ha destituito, ha fatto sciogliere quell'illusione che era però un'illusione positiva, è un po' come il velo di Maya in alcune tradizioni hindu. Il velo di Maya, che sempre si immagina come il velo dell'illusione che obnubila, in realtà è fondamentale. È proprio come quando dice Meister Eckhart, alcuni maestri dicono che se non ci fosse il filtro dell'aria noi vedremmo una mosca a 10 km. Io vi dico, se non ci fosse il filtro dell'aria non vedremmo niente. Quindi noi potremmo dire, c'è la necessità di un soggetto che prenda la decisione, ma quel soggetto trova il suo pieno sé quando destituisce quella identità rocciosa, autonoma. Quindi... quando c'è il cambiamento dello sguardo, diciamo. Quando c'è il cambiamento dello sguardo e sa a quel punto, forse riesce a collocarsi ai due livelli della verità buddista, no? Sa essere soggetto tra soggetti quando bisogna farsi da un... quando è più due livelli cos'è? Cosa? Quando è più due livelli cos'è? Quando ha? Ma quando è a quei due livelli? Visto, perché è quel punto questo, no? Anche perché ha detto contro l'ascetica, ma poi è la stessa cosa, cioè se un soggetto che poi deve assurgere a un non soggetto, e c'è un'ascetica, c'è un cammino, c'è una storia, torniamo lì, no? Sì, è vero, è vero. Io qui la lettera comandavo, no? Se qualche dove la terminavo dicendo, quando la coscienza parla proprio me, nel mio intimo, che contemporaneamente non è mia proprietà, ma è voce ordinaria che mi coinvolge, allora il mio piccolo io scopre se stesso dentro la sinfonia universale, scopre la sua missione nel pensiero di Dio e il suo ruolo nell'armonia cosmica. Davanti al dolore questa scoperta si appagna, cioè qui c'è la fede che mi sostiene. Ma sia questo ambito dove... che non ci sarebbe se non ci fosse il soggetto e se non ci fosse l'oltre il soggetto, no? Questo ambito, sì. Questo passaggio, questa Pasqua.
che io penso, io credo, sono cristiano e riconosco nel Cristo questo passaggio, questo ambito, questo spazio, ma mi pare, perché senza questo il passaggio dalla soggettività all'oltre la soggettività, alla, diciamo così, all'immensità, alla libertà piena, senza questo passaggio è veramente pericoloso. Ma qual è questo passaggio? Io non capisco, sì. Qual è questo passaggio di cui parli? Il passaggio dalla tua soggettività. Passaggio dalla tua soggettività, perché pensi tu che poi all'improvviso diventi un pensiero universale. Quel passaggio, quel filtro, cos'è? Cioè, perché come, tutti come, passano... fai questo, come fai questo passo? Come riesci a fare? Come può avvenire? Perché tutti identificano il pensiero universale nel loro pensiero invece soggettivo, no? Oggi la grande tendenza, no? Sempre presente, no? Dov'è che questo si attua? Sì, senza schiacciare il soggetto, perché allora passeremmo nel fondamentalismo, nel dogmatismo, eccetera. Quel passaggio dove l'io soggettivo diventa, se possiamo ancora usare io, ma però un io universale, un io, ecco. Questa è la domanda, no? Perché tutto quello che abbiamo ascoltato di Nietzsche, no? Che è veramente straordinariamente attraente, però poi dopo tu dici, ma dove, quando questo sia, prendiamo un'occasione, quel poveraccio là che è vissuto, maltrattato tutta la vita, che viene scacciato, eccetera, muore lì. Queste parole che abbiamo detto, come si applicano? Questa è allora una domanda di fondo, che questo passaggio è individuale di ciascuno? Io credo di sì. Ciascuno ci arriva? Oppure è universale, quindi coinvolge, è un regno di Dio, è un qualcosa, una risurrezione universale. Ma la consapevolezza forse della persona che capisce a un certo punto che non è solo rivolgendosi in se stesso, ma scopre qualcosa. Quanti lo dicono, anche quelli che uccidono, che tagliano la gola, dicono la stessissima cosa. Dicono tutti la stessa cosa, no? E dov'è allora cosa dicono tutti la stessa cosa? Ma mi pare che l'hai detto leggendo l'inizio del libro, è stato 10 anni sulla montagna e si è trasformato, cioè avviene una trasformazione che sarà individuale, comunque, anche se il fine è universale, però il passaggio, la sofferenza, la conquista secondo me è strettamente individuale, non ci può essere una regola, ci può essere solo un vissuto che ti porta in quella direzione, non una regola. Questo non lo accetto, non lo sento vero, ecco. Che anche il cammino individuale non è mai individuale. Ma cosa dicono quelli del, che adesso stavi dicendo, che anche quelli dell'ISIS dicono così, cosa volete dire? Io voglio dire, cos'è che ti dice che dall'aspetto, diciamo, della dimostrazione della vita soggettiva, no? Di cui abbiamo parlato, tu accedi a una visione veramente, questa volta non più rinchiusa, ridotta dalla tua posizione soggettiva, ma tu ci sei ancora, però sei attento alla visione universale. Visione universale vuol dire anche che abbraccia anche quei poveracci là che sono schiacciati, che muoiono, eccetera, eccetera, no? Tutti quelli che sono morti prima di te, che abbraccia anche l'animale che viene ucciso perché l'uomo deve mangiare le sue carni. Quindi tu dici, come fai a capire se sei davvero in quella dimensione? No, io dico, dov'è che tu davanti a queste guardando tutto veramente, ti puoi dire, io sono nella visione universale che abbraccia tutto. Ma questo nessuno lo può, nessuno lo può dire. Può dire, e lo sei tu che, cioè, lo senti in un certo modo. E Nishida all'inizio di è una cosa mistica, a mio avviso, in un certo senso. Non è una cosa che può essere espressa con dei termini, con delle regole. A me torna sempre in mente la frase di Nishida quando in uno studio sul bene dice: la cosa distinguiamo una autentica intuizione del mondo da una mera fantasticheria soggettiva e personale, cioè, dagli effetti che le nostre azioni hanno sul mondo. Quello, secondo me, è il luogo in cui si esercita la possibilità di dimostrare una comprensione. Perché se io dico
sono in unità con il cosmo, ho visto Dio, mi identifico col Cristo e poi la mia creazione è mortifera e non vivificante, allora forse la mia intuizione del mondo non è come tutti i crociati o tutti gli evangelizzatori che tagliavano le teste in Sud America. Certo. E lo stesso vale per Nietzsche e lo stesso vale per i monaci Zen. Se io invece riesco a sperimentare questo tipo di intuizione, a un certo punto che lo chiami oltre uomo, che lo chiami Cristo, che lo chiami Giriki o Tariki, forse il nome è meno importante. In questo senso forse Panica direbbe più importante l'esperienza cristica che non l'esperienza cristiana, se noi intendiamo la dimensione cristica come qualcosa che si dà ovunque. Però il banco di prova è sempre la vita quotidiana, infatti quello che tendenzialmente, qui giustamente Pasqualotto, il mio maestro, il mio insegnante, all'inizio dell'introduzione a questo libro, lui dice: forse per trovare di qualcosa di simile a ciò che fa dello Zarathustra un'opera straordinaria, ossia alla gioia per la potenza del divenire che dissolve anche il soggetto, bisogna riandare lontano, tornare a Eraclito, che Nietzsche conosceva bene e sempre considerò come un suo precursore privilegiato. Oppure bisognerebbe spingersi ancora più in là, andare addirittura al cuore delle meditazioni buddiste che Nietzsche conosceva poco e male. È bene notare, tuttavia, che rispetto a queste ultime, lo Zarathustra presenterebbe un'irriducibile differenza. Esso, infatti, pur essendo un eccezionale resoconto di un'eccezionale esperienza, è e rimane sempre e soltanto un libro. E questo è effettivamente il problema, se vogliamo dire filosofia. È il problema del restare legati a delle parole o a un libro. Però proprio questo, cosa, quando io dico ho raggiunto o lo sperimento, cosa cambia nella realtà tutta? Dato che io mi dico in quel momento l'abbraccio tutta la realtà. Non, io lo trovo soltanto nella storia una risposta. Quello che dice nega e non rimando. Perché se volete io parlo, sono, tutto è arrivato e quelli stanno, sono torturati, eccetera. È che io sappia anch'io rimandare, sentendo una parte del tutto. E non una parte sopra il tutto. Questo è il grande dubbio che rimane poi in tutte le impostazioni, dove si proclama un raggiungimento già avvenuto senza una prospettiva futura, senza una storia. Ma secondo te come avviene questo? Ah, non lo so, non lo so, soltanto che io non riesco ad accettare come visione, diciamo, piena, ciò che dovesse soddisfare me, ma non è la stessa cosa del tutto. Quindi io sento l'intima imperativo che sorge da dentro di me del rimando, perché è di non scavalcare la storia, quindi il divenire, lo scorrere, anche con una finalità. Sì, però cioè, concretamente nella tua vita questo cambia poco, a me pare che qua sia delle cose a livello però, personale, no? Cioè, mi cambia però che io non mi proclamo arrivato. Ma forse neanche qua uno si proclama arrivato, è solo un modo per vivere. Questa è una cosa interessante che forse non ho sottolineato. Zarathustra non è l'oltre uomo. Zarathustra dice: io vi insegno l'oltre uomo, l'oltre uomo non dice mai. Forse Gesù potrebbe essere l'altro uomo per Nietzsche. Zarathustra è come dire il dito puntato verso la luce, non è la luce, e questo è molto chiaro dal testo di Nietzsche. Poi anche qui possiamo sempre distinguere quello che è la scrittura di un autore da quello che lui ha fatto. Generalmente c'è sempre una specie di rapporto inverso. Chi non ha scritto niente, Socrate, il Buddha, Gesù, Confucio, hanno trasformato le cose. Chi ha scritto forse ha fatto meno, però possiamo dire c'è sempre bisogno anche di un messaggero. Cioè, se non ci fosse stato qualcuno che ha fatto meno ma ha scritto di più, non sapremmo neanche quello che altre persone hanno fatto. Non tutti sono fatti per fare tutto, sia per scrivere sia per agire. Poi mi dovrebbe anche dire un'altra cosa, probabilmente è fondamentale
l'immersione nella prassi storica, nella vita concreta, però quello che questi testi ci dicono è: puoi agire pienamente e trasformare la storia se ti sai collocare anche in una prospettiva sovrastorica. Altrimenti è Marx. Marx potrebbe dire: sono nel pieno della storia, io faccio piazza pulita con tutte le trascendenze, così la rivoluzione è solo quella che porta poi alla trasformazione di una società senza classi. Cosa bellissima, però manca magari di quella dimensione contemplativa. Viceversa, il pensiero mistico estremo, che si dimentica la prassi e la storia, dice: io mi richiudo in una stupenda bolla di illuminazione e poi... Allora, ecco che quando Meister Eckhart dice: se io fossi nella massima estasi contemplativa e in quel momento un mio amico avesse bisogno di me e io non uscissi dall'estasi per andare ad aiutarlo, non sarei veramente nell'estasi. Ecco qui il banco di prova, ecco il passaggio. Riallacciandomi a quello che dicevi tu, che si vede praticamente dal comportamento di una persona la sua realizzazione. Nel Vangelo mi pare l'albero si vede dai suoi frutti, no? Quindi sì, ma questi frutti non sono, se sono ancora io a misurarli, e allora ne sono sempre io che questi frutti devono essere detti da tutto l'universo. Ma io credo che certi valori positivi sono riconosciuti da tutto l'universo, che poi vengano applicati, lì il discorso è diverso, però un riconoscimento c'è, lo possiamo vedere anche in tutte le situazioni dei giorni nostri, questo. Io penso che anche il Bodhisattva e la redenzione cristiana dicono poi lo stesso. Bisogna che, se tu veramente raggiungi un momento di liberazione, anche diciamo, di umanità luminosa, diciamo pure, no? Poi dopo senti il bisogno quasi di eclissarti per attendere gli altri. Di stare nella, o di tornare nella realtà. Altri, no, perché quasi di tornare indietro, di ritornare nel marasma. E quindi la storia, quando diciamo storia, diciamo questa roba qua, noi, no? Ma si vede anche di intuizionità che ho appena letto, l'analogia con il Vangelo perfetta dal punto di vista, si fa 10 anni, si possono parlare di 40 giorni di struttura della tentazione, che fa il suo percorso, in cui non viene spiegato che cosa faccio in questi 40 giorni. E dopo ci sono le parole del diavolo che viene a sollevare e che supera. Qui abbiamo già, io di nuovo ho letto, abbiamo Zarathustra che comincia a trovare, sono stato 10 anni in contemplazione su molti, cosa ho fatto non si sa, e poi ho ricevuto un'azione che descrive a tutti come via per proseguire la strada nel migliore dei modi. Ciao. Questo è lasciato dall'autore, è lasciato sì, a un percorso personale, volutamente. Magari con la grazia di Dio non si sa. No, beh, sicuramente dice non avrebbe detto quello. No, è di la grazia di Dio. Però sì, noi non possiamo. Però il pensare che ci sia qualcosa che poi renderà giustizia appunto a tutte queste forme di vita più tribolate delle nostre è un po' una consolazione che ci diamo noi in fondo, perché non cambia niente per loro, che io pensi che anche loro in qualche modo avranno una, cioè ci sarà un senso anche per loro alla loro sopravvivenza. Non cambia niente, è così sono, ci non sono. Non cambia niente, ma non occorre che cambi. Assolutamente, non è lì la misura. È che quindi, nell'intimo di me non credo in una salvezza individuale, credo in una salvezza universale, in una liberazione universale. E allora non disgiungo, per me la domanda è sulla persona, ma la persona crea degli enti separati o la persona è uno spazio del tutto dove si risveglia, come diciamo, una consapevolezza, che è la consapevolezza universale, no? Per cui... E il discorso del corpo Nietzsche mi piace tantissimo, proprio mi entusiasma. Mentre però mi entusiasma, sento che
se questo per caso non lo mollo veramente, lo tengo ancora io, e potessi collocarmi io in questa esperienza, diciamo, mistica che posso nella vita sperimentare, e non sono più nel reale. Per questo è un pericolo che si corre in tutti gli ambiti, no? Fa parte della nostra natura, quindi non è un pericolo di questo, è di tutto. Volevo chiederti una cosa, Marcello. Di tutto questo, comunque, io la vita di Nietzsche l'ho anche letto, ma non mi ricordo poco le cose. Ma tutto questo che riflesso ha avuto, questo suo pensiero, visto che è strettamente legato anche al suo vivere, sperire, patire, come si è riflesso nella sua vita, nelle sue... Ma da un punto di vista estrinseco non è che ci siano, cioè lui ha sempre, quasi sempre pagato le sue pubblicazioni, non ha avuto in vita grandi riconoscimenti se non dai pochi amici che lo leggevano, lo seguivano, anche se ha sempre creduto profondamente nella bontà delle sue intuizioni. Probabilmente è stato anche qualcosa che l'ha aiutato a vivere, cioè la scrittura è stata per lui una fonte, Freud avrebbe detto una sublimazione, cioè attraverso l'esercizio della scrittura uno trova un modo per sopportare anche le sofferenze e l'asperità del vivere. La cosa curiosa è che il pensiero di Nietzsche è iniziato a diventare diffuso, famoso, apprezzato da appena è morto, proprio ha iniziato ad essere ristampato, ha iniziato ad esserci delle, purtroppo in molti casi proprio anche con una forma ideologizzata che è stata incamerata nel nazismo, ed è, devo dire, solo dagli anni 60 che il pensiero di Nietzsche è iniziato ad essere depurato da una serie di incrostazioni, e che anche in Italia una, diciamo, una certa sinistra ha iniziato a, come si direbbe, sdoganarlo per mostrare tutto un altro tipo di visione, come dire, il Nietzsche mistico, il Nietzsche più vicino a delle intuizioni che non fossero quelle appunto aristocratico, razzistico, elitarie. Però, come dicevo prima, Nietzsche si presta proprio a queste fascinazioni, a questi entusiasmi, a questi fraintendimenti. E che cosa abbia veramente detto Nietzsche è in un certo senso un enigma in sé, proprio perché si possono prendere dei frammenti e degli altri frammenti e costruire due visioni, due Nietzsche completamente confliggenti. Però è proprio quello, secondo me, l'aspetto, proprio quell'aspetto interessante. La vita è questo confliggere di forze contrapposte, questo stare in tensione, bisogna sopportare sempre la diffrazione, la pluralità, la contraddizione, e non pensare che ci sia un quid, un punto in cui tutto, intorno a cui tutto ruota e che dà la risposta ad ogni cosa. Dopodiché, appunto, la vita di Nietzsche dal punto di vista umano è stata una vita anche un po' disgraziata, cioè si è innamorato, non ha mai avuto corrispondenze, ha vagato tutta la vita sempre da solo, si sentiva sempre appunto in realtà frainteso, incompreso. Non si sa bene se avesse la sifilide o qualche altra forma di malattia che lo faceva star male. Appunto a 44-45 anni diventa in un certo senso folle. Sì, quindi cioè, è una vita sicuramente segnata, non è una vita di successo, non è una vita, anche se appunto aveva un manipolo piccolo di amici fedeli che praticamente avevano la loro vita, avevano le loro famiglie, ha avuto dei momenti di grande gioia e illuminazione che poi lui testimonia nei libri, e però aveva anche questa visione profetica che aveva capito, dice, il mio pensiero verrà forse un po' capito tra decenni. Dopodiché da qui a farlo diventare appunto un profeta,
secondo me bisogna stare attenti, purtroppo forse anche come dire suo malgrado lo è diventato. Spesso anche qui bisogna, come si dice, liberare Cristo dai cristiani, Buddha dai buddisti, Nietzsche dai nietzschiani, cioè c'è sempre di nuovo contro uno stesso pensiero la sua feticizzazione. Gente che dice guardate che il lavoro da fare è sempre un lavoro di abdicazione, di abluzione, di ablazione e tutto si evacua tranne trovare di nuovo una forte di attaccamento, un'idolatria, una fantasmatizzazione del pensiero. Quindi l'importante è il percorso che fa fare più che non la lettera in sé. Questo secondo me è anche un po' il bello di tutti i testi di filosofia profondi, cioè mostrare questa possibilità di compiere un cammino in sé attraverso delle parole, piuttosto che non prendere quelle parole come se fossero una verità assoluta. Cioè, cosa sarebbe il gesto più anti-Nietzscheano che potremmo fare? Quello di prendere i testi di Nietzsche e come dire, recepirli come oro colato. È sempre un'occasione di esercizio. Ma c'è una domanda stupida. L'elaborazione continua dei pensieri nella forma della mente normale, cioè una persona come Nietzsche, secondo me era naturalmente destinata alla pazzia. Sbaglio io a considerare le persone troppo, che elaborano troppo il pensiero che vanno a finire in questa maniera? Non ti preoccupare, te lo dico. No, vabbè, io per fortuna non sono così intelligente, quindi sono era un monito. Ti dico, stai tranquillo. Ed è un consiglio medico, Sì, sì. Te lo dico da me. Ma è una domanda difficile. Ma tra l'altro anche qui è sempre difficile anche sceverare la biografia, la fisiologia, cioè voglio dire, i filosofi sono anche esseri umani, hanno le loro malattie, pare che anche il padre sia morto con disturbi neurali forti, quindi c'è chi dice magari aveva delle forme anche ereditarie. E ci sono studi che cercano appunto di paleopsichiatria, cercano di vedere dai documenti, anche con Van Gogh è stato fatto così, cioè molti cercano, era epilettico, aveva delle crisi. Probabilmente sì, da un certo punto di vista uno potrebbe dire, vabbè, e allora? Cioè nel senso, quello che è interessante è il tipo di percorso che dà, dopodiché il suo destino individuale è stato quello che è stato. C'è chi dice che in realtà la sua follia sia quasi una forma autoindotta di reclusione dal mondo, talvolta si diventa folli per aver visto troppo, per avere una sensibilità tale che è un po', se vogliamo, anche la, come dire, l'unica opzione considerata alla fine sensata per Pirandello. Se noi leggiamo Pirandello, tutta l'opera pirandelliana gira intorno all'idea che l'unica opzione sensata per vivere come esseri umani è vivere da folli, e chi non è folle è veramente il folle che pensa che ci siano delle regole da seguire. Quindi pare che ci sono dei minori, però infatti c'è chi dice che studiare Nietzsche non è salutare. Bisogna avere, come dire, prima delle reti, bisogna essere solidi, perché c'è. Beh, Pasqualotto ha avuto delle esperienze molto, molto difficili, perché lui, insegnando tanti anni Nietzsche, ha avuto due o tre studenti che sono suicidati. Perché il confronto con Nietzsche può essere quello, come dire, di una, con una candela per una falena, ci si brucia. Quindi può essere anche che un certo tipo di pensiero, un certo tipo di, come dire, un motore che gira a 15.000 giri al minuto finisce per fondere o finisce per uscire fuori.
Sì, sì, per dissolversi. Questo succede anche ad alcuni artisti, ad alcuni pittori. Thomas Mann ha rappresentato questo in Dr. Faustus. È un romanzo in cui si narra di un musicista che riesce a fare come appunto un patto faustiano con il diavolo, cioè chiede 20 anni di produzione musicale strepitosa in cambio dell'anima, come tipicamente accade nel Faust di Goethe. E Thomas Mann fa morire folle il suo personaggio il 25 agosto, che è lo stesso giorno in cui muore Nietzsche, 25 agosto del 1900. Quindi la letteratura si è anche interrogata molto su questo rapporto tra l'estremo della vita, l'estremo del pensiero, perché molto spesso noi ci immaginiamo i filosofi come della gente, dei borghesi, che tutto sommato non se la passano troppo male e stanno al riparo del mondo a scrivere i loro libri sul tavolino. In realtà prendere sul serio l'esperienza del pensare è un andare, come dire, sul ciglio del burrone. È comodo avere un'immagine edulcorata del pensiero filosofico come una costruzione dialettica, bella, pura, che non fa una piega, tanto poi il filosofo ha il suo stipendio e mangia. No, pensare veramente vuol dire correre, frequentare l'abisso, come anche provare a dare espressione al mondo attraverso i colori, le forme nei dipinti, o attraverso i suoni della musica. Chissà Beethoven cosa viveva quando componeva da sordo, perché è giusto poi pensare sempre a chi fa le cose, a chi salva i naufraghi, fondamentale, però ci sono alcuni esseri umani che forse hanno anche altri compiti nella vita e che forse rasentano l'estremo non guidando a 400 all'ora come i piloti di Formula 1, non scalando l'Everest, non curando i malati di peste, ma pensando. E pensando fino in fondo talvolta si impazzisce. E quindi io sono grato per tutte le persone che sono impazzite pensando, perché hanno magari evitato me di impazzire, perché ci si salva anche leggendo libri. L'anno scorso abbiamo avuto Simone Weil, ti stanno girando dando un quadro terrificante. Ma l'aspetto più pericoloso di questo pensiero, tipo tornando agli libri di Pasqualotto, così, cioè, qual è? Perché in fondo c'è anche una modalità positiva, no? C'è una modalità positiva, qual sicuramente. È la parte nera? Però è molto la parte nera è, secondo me, il mostrare che la vita non ha fondamento e nonostante né questo fondamento né sopra né sotto, cioè vuol dire appunto camminare su un abisso sapendo che, o essendo convinti che non c'è una verità assoluta, ma che la verità è continua produzione di sé, e questo può da un lato esaltare ma dall'altro può atterrire. Da un lato può far diventare folli di ibris, di tracotanza, perché sono io che creo tutto, e Hitler l'ha preso in questo senso qui, ma può anche far sgomentare, perché dice, ma oddio, cosa c'è? A che cosa mi posso aggrappare se non c'è niente? Se tutto è continuamente fluttuazione di potenza. Non hai appoggi. Non ho appoggi. Io no, il dubbio che mi viene, no? Accetto tutto quando so che poi dopo anche questa è una posizione che poi diventa vera perché c'è l'altra posizione, allora mi raccordo, ma è che il percepire uno scopo, no, che l'attimo immenso è autonomo ed è autosufficiente, che uno scopo è un inquinamento nella autenticità di un attimo. Io non lo sento vero. Sento che anche l'attimo più autentico, che anche come esperienza che percepisco, io quello lo bacio, lo amo, lo gusto, perché lo sento dentro a una visione più ampia, quindi uno scopo. Io non riuscirei, come posso io gustarmi un momento di pace
mentre altrove c'è la guerra, se non capisco che questo pace è importante anche per risolvere quella guerra in un certo tempo. Quindi è una visione storica, una distensione nel tempo. Se il tempo non si distoglie, viene assorbito dall'attimo, soffoco. Questo io sento questo, ecco, ciò che non capisco di Nietzsche non accetto, è questo aspetto. Se questo, se invece questa passionalità, questa immersione, però non fagocita lo scopo, ossia non mi lascia percepire anche l'attimo più autentico della mia vita, però sempre dentro a un cammino reale, vero, storico. E allora questo lo trovo veramente stupendo. E ho trovato molto interessante, lo dico così per qualche chi lo volesse, la interpretazione di Nietzsche fatta da Keiji Nishitani, che poi è un successore di Nishida Kitarō, è uno dei, no? Lui in questo libro Dialettica del Nichilismo dedica, mi penso, più di 100 pagine a Nietzsche. E ne ho trovato molte, molto interessanti. Nishitani è uno, nasce nel 1900, muore nel 1990. E nel 1917, mi pare, 16-17, scrive nel suo diario che aveva perso la fiducia nella vita. Cade in depressione e non sa che cosa fare della propria vita. Sono gli anni del liceo, sono gli anni di un Giappone in profonda trasformazione, dopo l'inizio dell'epoca Meiji, 1868, poi nel 12 c'è l'epoca Taisho, e trova nella lettura di Nietzsche, che è, pensate, nel 1917 era morto pochi anni prima, quindi lo legge, credo, in tedesco o nelle prime traduzioni giapponesi, che, perché i giapponesi in quegli anni traducevano tutto il tedesco. Anche la prima traduzione al mondo di Essere tempo di Heidegger è giapponese, dal tedesco, negli anni 30, negli anni 30 o nel 29. E Nishitani dice: il mio sconforto, il mio senso di depressione, di nichilismo, viene sanato dalla lettura di Nietzsche. Quindi dice: io devo a Nietzsche la vita in un certo senso, perché stavo per suicidarmi. E il passaggio che Nietzsche mi permette di fare è stato proprio quello di ritornare alla vita, e poi per questo dice: decido di scrivere la mia filosofia e di proseguire lo studio di questo. Quindi di nuovo vediamo un'esperienza vitale, esistenziale, che viene irrorata di senso dalla lettura di testi e che viene, come dire, vivificata proprio da questo confronto serrato, da questa lotta corpo a corpo col problema del nulla, nel senso non buddista, ma del nulla di valore, del nichilismo, della perdita di ogni certezza. E infatti per Nishitani Nietzsche sarà uno dei pensatori più importanti, e poi però appunto lui scrive anche come il suo maestro Nishida sulla scorta dell'esperienza del buddismo, della meditazione zen. Quindi il problema non è tanto di portare la mente agli estremi, parlando di un problema, diciamo così, di tipo medico. Il problema è che nasci con questi problemi qui, e ovviamente il percorso ti può provocare dei danni. Ma se tu hai un mezzo che ti fa, se tu hai una bicicletta che ti porta a esplorare un percorso, lo fai senza problemi. E poi lasci dei semi a tutti quelli che verranno, insomma, no? Il problema, bisogna sgombrare il campo di un problema di estrema alterazione della funzione cerebrale in rapporto a un percorso spirituale o psicologico o filosofico, che non c'entra, insomma, questo. Ma c'è anche un famoso saggio di un filosofo francese, Merleau-Ponty, dedicato a Cézanne, si intitola Il dubbio di Cézanne, e questo filosofo francese parte da quello che era effettivamente uno dei dubbi che tormentava il pittore negli ultimi anni di vita, e si chiedeva: ma tutti dicono che io dipingo in maniera eccezionale, ma io dipingo così perché ho un difetto alla retina, perché non vedo bene le cose, o perché riesco a penetrare più a fondo? E in alcuni casi è proprio così. Ma infatti nel caso di Monet, sì. I fiori di loto di Monet erano proprio un difetto visivo. Ma infatti il filosofo francese dice: però la domanda in un certo senso è posta, cioè
la pittura di Cézanne aveva bisogno di quella vita lì. È da quella vita, con i suoi limiti, con i suoi difetti, anche fisici e visivi, che ha prodotto quella pittura. E a noi questa pittura dona sensi nuovi, possibilità di interrogazione del mondo, una capacità di stare presso le cose. Quindi, da un certo punto di vista, ogni vita, con i suoi difetti, con i suoi limiti, come dire, è il supporto, di il veicolo di possibilità di senso. Che è il concetto di Nietzsche. Perché nascono dalla vita, come probabilmente il pessimismo cosmico leopardiano, probabilmente veniva da un certo substrato. Non so. Lui ce l'aveva io? No, Leopardi. Lui ce l'aveva dove? Dice appunto, non mi dite che scrivo bene perché sono un po'. Sì. Io ho una domanda, cioè, lo faccio proprio a tutto. Al liceo ho studiato qualche anno filosofia come liceo scientifico e un'impressione che mi era stata, pur piacendomi, pur avendola studiato con passione, che forse perché spazio in un periodo di 2000-3000 anni di storia del pensiero in cui è stato detto tutto il contrario di tutto e con sempre con convincente veemenza, eccetera, che il filosofo che si trova appunto a trattare cose che sono in apparente, anzi in aperta contraddizione spesso, potrebbe arrivare a considerare queste cose così elevate in realtà completamente distaccate dal mondo, proprio perché è un po' spiazzante poter affermare una cosa e il suo contrario con una convinzione. Questo non succede o non succede a uno che fa della propria vita la professione di filosofo? Beh, tutto dipende da cosa mi intende con filosofia, nel senso che per me la filosofia non è un'arte, una disciplina nel dare risposte. Quindi mi sconcerta poco che ci siano tante risposte. Quello che a me interessa è il modo di fare le domande. E quindi stare nella domanda e renderla viva, è questo quello che fa la filosofia. Perché la filosofia si colloca, questa è la differenza che diciamo un lessico filosofico, la differenza che corre tra la domanda e il problema. Il problema è quello, diciamo, di pertinenza della scienza. È un problema tale perché ha una soluzione, la scienza cerca di trovare la soluzione. La domanda è di pertinenza della filosofia. E non si tratta tanto di correre a dare le risposte, ma si tratta di stare nelle domande e la vera risposta è la vita che vivi, stando nella domanda. Ecco perché, per esempio, i libri di filosofia non sono solo dei libri, ma sono appunto occasioni etiche di esercizio di sé. È quello che, come dire, fa risaltare fin dal titolo della sua opera più importante un pensatore come Spinoza nel 600, che intitola Etica, un libro in cui parla di Dio, degli affetti, della mente, e non lo intitola appunto la natura delle cose, non lo intitola ontologia fondamentale, non lo intitola il sapere assoluto, lo intitola Etica. Tu leggi 350 pagine e quella lettura è un esercizio di trasformazione. Quindi per questo alla fine le tante risposte non sconcertano, nel senso che sono posizioni diverse per stare nello stesso campo che è la vita. Quindi questo mi verrebbe da dire. Dopodiché se uno invece intende la filosofia più, e c'è chi lo fa, quindi questa è una cosa molto personale, c'è chi invece intende la filosofia come una scienza, cioè dovrebbe essere una disciplina rigorosa che dia delle risposte e arriva per esempio a eliminare dalla filosofia proprio quelle domande metafisiche che appunto non hanno risposta, esiste Dio, da dove veniamo, perché dobbiamo morire, e intende quindi la filosofia piuttosto come un esercizio di chiarificazione concettuale, un esercizio di analisi logica del discorso per capire dove il discorso è chiaro e dove non lo è,
anche questo modo di fare filosofia a me non interessa, e come dire, per me la filosofia inizia esattamente là dove per quest'altra interpretazione finisce. Infatti c'è una frase che è molto bella, che è quella finale mistica del Tractatus Logico-Filosophicus di Wittgenstein, e dice: di ciò di cui non si può parlare si deve tacere. Come dire, attenzione, perché appunto il filosofo, il linguaggio umano arriva ad un certo punto, ma poi deve anche accettare il proprio limite, che se vogliamo può essere intesa al senso della teologia negativa. Cioè, attenzione, perché ogni volta che nominiamo qualcosa di Dio in realtà falliamo il bersaglio. Però in un altro senso io invece direi esattamente il contrario, cioè di ciò di cui non si può parlare bisogna continuare a insistere e dire, sapendo appunto che bisogna dire e disdire, bisogna avanzare una proposizione sapendo che non ci sarà mai nessuna frase talmente forte da poter esaurire tutti i sensi del mondo, perché ogni frase che si rivolge a dire il mondo nella sua totalità è sempre una frase del mondo, che fa parte del mondo, che è interna al mondo. Un po' come nell'esempio taoista della rana nel pozzo che vorrebbe poter parlare del mare e dice a chi è fuori dal pozzo: guarda che il mare ha questa estensione. Dice: ma cosa ne sai tu? Sei all'interno del pozzo. Poi giustamente devi, se sei un essere umano, forse interrogarti sulla totalità, ma il tuo linguaggio, i tuoi limiti fanno sì sempre che questa totalità sia eccedente alle possibilità di nominazione. Però è proprio lì, questo se vogliamo è una cosa anche un po' snervante, che dà molto fastidio a tanti studenti di liceo e che dà molto fastidio a chi magari non è attratto da questo esercizio. Così come però a uno che non è così appassionato e motivato alla musica può dare fastidio e noia il solfeggio o le scale. Dice: ma come, io volevo suonare su due bar. Ma se non fai le scale e il solfeggio non suoni. Quindi la filosofia è, come dire, questo esercizio di stare nel mondo attraverso una particolare postura, che è quella che sta nella domanda. Non è detto che tutti lo debbano fare, non è che tutti debbano ovviamente interrogarsi in questo modo, dedicare la loro vita. Alcune persone però lo fanno e trovano quella l'unica occupazione che dà senso ai giorni e che dà senso ai giorni nella relazione con gli altri. Perché probabilmente se io facessi il bagnino non riuscirei a dare il senso alle mie giornate e a commisurare questo senso con quello degli altri, mentre se un mio amico bagnino facesse il filosofo si stuferebbe o impazzirebbe o si sentirebbe sprecato. Quindi questa, se vogliamo, è un po' una versione della parabola dei talenti. Dipende, cioè, se lo fai a sottomarina oppure se lo fai a Canarie. Se lo fai con belle ragazze nella spiaggia o se lo fai... Fai il bagnino quest'estate. Ah. Ma per quanto riguarda Darwin invece, se c'è un attimo di tempo, cos'è che vedeva di pericoloso Ma anche qui Nietzsche, anche tanto per cambiare, ambiguo anche in questo, perché da un lato capisce benissimo che la teoria della selezione naturale è una teoria che ha a che vedere con la biologia e non con le società. Quindi attenzione, dice, a non applicare, perché in quell'epoca già iniziavano ad esserci le interpretazioni antropologiche e sociologiche dell'evoluzione, quindi è giusto che delle popolazioni umane scompaiano, perché se non sono sufficientemente forti o adatte ai tempi, questa è la legge del mondo. E Nietzsche in alcuni casi sembra anche quasi, può dare l'impressione di andare in quella direzione lì, però capisce che in realtà il discorso darwiniano è un altro, cioè un conto è il pensiero di Darwin, un conto è il darwinismo, che come tutti gli ismi tende a incrostare, a forzare, a irrigidire le cose. E quindi lui, infatti, non anche quando parla di aristocrazia, lui ha, come dire, a cuore questa idea di un'aristocrazia umana, gli aristo sono i migliori, quindi dice: non è detto che tutti diventino, siano chiamati a diventare altri uomini. Allora, ecco che subito un'interpretazione è quella che fa dire a Nietzsche: allora tu pensi che alcuni siano destinati a soccombere. In realtà lui dice: non dico che tutti ci arrivino in atto, ma a ciascuno in potenza, come dire, c'è il compito di trasformarsi. Non è che ci sia una legge biologica, biologicamente determinata, per cui alcune popolazioni sono
destinati a svilupparsi, ma ci sono epoche in cui vediamo, come dire, fenomenologicamente, che ci sono contrappesi, fluttuazioni di potenza anche nelle società. Però appunto lui è sempre stato molto attento a, e ha sempre anche messo alla berlina coloro che si facevano propugnatori di una visione appunto selettiva, evoluzionistica, in senso razziale. Quindi contrario proprio al pensiero hitleriano. È esattamente contrario al pensiero hitleriano, solo che se poi si prendono alcuni frammenti scorporati dal contesto, come ha fatto la sorella, si trovano dei termini che alludono alla selezione di una razza, all'allevamento, però lui ha sempre in mente questo tipo di discorso a livello spirituale, a livello di coltivare... È come la sharia, insomma. Eh sì. Tu l'hai definito bene col discorso del superuomo. Sì, è il tipico discorso che si può estrapolare e alterare. Certo. E proprio lo stile di scrittura di Nietzsche che anche si presta a questo, perché tu non trovi mai l'argomentazione tutta di fila. Devi leggere tutte le opere per avere una capacità di intelligenza, di intelligere il singolo frammento. Comunque mi pare che questo principio, che è tutto importante e che è anche il principio alchemico, ciò che sta in basso sta anche in alto, ciò che sta in alto sta anche in basso, quindi ci sono delle confluenze, direi, di tipo filosofico in molte di queste discipline. Sì. E volevo dire un'ultima cosa sempre, cioè questo così riferimento all'importanza dell'attimo, l'attimo che diventa un momento di immobilità in un certo senso, che però a me dà la sensazione di una immobilità in un movimento globale, che sembra contraddittorio ed è difficile da capire a livello di ragionamento, che però lo senti dentro di te come un qualcosa che effettivamente è reale. È come se rimane tutto uguale, ma è il modo, la capacità di sentire forse dell'uomo, dell'essere umano, che cambia nel passare attraverso le stesse esperienze, come... Sì, potremmo leggere tutta la proposta di Chana anche come il tentativo di costruire, di intendere, di allenare una maggiore sensibilità. L'oltre uomo è il più sensibile, quello che avverte il dolore della formica e la bellezza del firmamento, che sente il pulsare di un quasar all'estremità dell'universo e sente crescere il filo d'erba sotto il suo piede. Questo è. E per fare questo però bisogna sopportare la contraddizione, appunto attimo immenso, cioè qualcosa che non ha dimensione per definizione temporale, come il punto a livello spaziale, però immenso, eterno ritorno, eterno fluire. Allora poi è un divenire che fluisce e passa, o è l'eternità immota, e invece no, è un continuo utilizzare forme ossimoriche, contraddittorie. Ecco, inspiro ed espiro in un certo senso. Sì, senza nemmeno, come dire, sentendo la ispirazione e la ispirazione contemporanea. Sì, senza la congiunzione. Come era Plito? E senza? Congiunzione, senza la E. Senza la E, senza congiunzione e senza anche valutazione. Questa è un'altra cosa che non ho approfondito oggi, però nella visione nietzschiana è sempre molto pericoloso il giudizio che lui intende poi anche morale, moralistico, moraleggiante. Cioè è una sorta di osservazione di ciò che accade. Prima di tutto bisogna riuscire ad accoglierlo, poi eventualmente si può dire vivifica o no. Mentre invece quello che lui vede e che gli dà un fastidio terribile nella morale cristiana è subito il giudizio, subito la valutazione. È buono, è cattivo, è vero, è falso, è da censurare e da incentivare. Invece lui, prima di tutto, allarghiamo la nostra capacità di accogliere. In lui esiste il senso del peccato? No. Non esiste, quindi. Quindi a iniziare da quello originale mi pare che non c'è. Lui dice, è stata una visione creativa eccezionale. Cioè Nietzsche dice, l'uomo ha il compito continuo di creare Dio. Gli dà una... il punto
è lì bisogna capire questo, cioè Dio lo creiamo noi, ah, certo. L'universo lo crea. Sì, sì. Oh, però adesso la signora, la vedova di Gennaro, mi ha detto che poi lei deve andare, ah. Possiamo, abbiamo la messa, ricordiamo questo nostro carissimo sì. Fratello, no? Bene, ciao, sì, grazie. Proprio da ringraziare. Grazie.